Scimmia, Turi, Kenta e Demoski. E benvenuti, siamo arrivati all'ultima puntata. Noi siamo molto felici innanzitutto di essere arrivati fino all'ottava puntata, che veramente non ci avremmo scommesso nemmeno 5 delle vecchie lire. Secondo poi siamo felici perché è stata un'esperienza davvero toccante per noi, per quelli che hanno lavorato nel programma, per tutti quelli che ci hanno seguito a casa, su internet, dall'estero. Siamo veramente commossi e felici, e quindi di conseguenza ci saluteremo questa sera. Però già vi vogliamo dire che ci saranno due puntate speciali nei due venerdì successivi, quindi sarà comunque un addio morbido, non sarà un addio così brusco. Ci saranno delle puntate speciali in cui ci saranno dei pezzi montati, dei pezzi nuovi e insomma delle altre cose. A questo punto io credo che potremmo cominciare. Posso, però mi corre l'obbligo di ricordarle, sì, che il mio periodo di prova, cioè in pratica quello gratis, navigatore, sì, scade fra 2 ore e 15 minuti. Poi se vuole divento, come dire, un'applicazione a pagamento, se lei crede. Ma ci pensiamo, insomma, credo che 2 ore intanto dovrebbero essere sufficienti. Quanto costa, per curiosità? Proprio... 1,99, una cosina... meno della Carfagna. E lei è recidiva. Comunque, allora a questo punto voglio comunicarle che è pronto il collegamento con il direttore del settimanale Antiprimi. Ma Antiprimi, sì, sì, ormai noi lo consideriamo... Buonasera. Uno dei nostri. Buonasera. Ben arrivato, Anno Ghiotti. Eccoci qua. Questa è carissimo, è l'ultima puntata. È l'ultima puntata, sì signore. A che ora dobbiamo piangere? C'è un orario? Cioè, mezzanotte. Se voi me lo dite così io... Mi sento veramente un po' il collo alla gola. Mi sento un po' emozionato, il gollo alla gondola. Come? Il colpo alla volpe. No. Il nodo alla gola. Perfetto. Vabbè, come se avessi mangiato dei peperoni, una cosa del genere. Allora, cominciamo? È l'emozione, prego. Cominciamo. Certo. Ariete. No. Lei è la seconda volta che si confonde. Mi sono confuso. Allora, la stessa. Passiamo allora alle novità dei palinsesti. Sì. Va bene? Quello sì. Allora, cominciamo subito. Palinsesti, novità. Io non le ho mai chiesto niente, dico, avrà apprezzato la mia descrizione. Sono nella mia redazione, lavorano con me nella mia redazione. Non è una spiegazione. Sono giornalista. Vabbè. Rai 1, Quark, sì. Estate, sì. Quark, tutti i venerdì, presenta Alberto Angela, sì. Da non confonderlo con Carlo Rossella. No, non credo. Prima puntata, si parlerà l'invenzione del plurale. Si parlerà l'invenzione, la scoperta del plurale. Perché è stato inventato il plurale. Si parlerà di quando non esisteva il plurale, esisteva solo il singolare. Allora, se uno doveva dire io ho 3 figli, io ho figlio. Mi mangio 4 castagne, mi mangio castagna. Mio nonno c'ha 90 anni, mio nonno c'ha... è una fatica. Anno. Poi c'è stata l'invenzione del plurale e quindi ne parlerà Alberto. Ha semplificato Alberto. Tutto. La prima puntata. La grandissima invenzione, effettivamente. La seconda puntata sarà, sempre Alberto Angela, parlerà della la differenza tra uomo e donna conta, e se sì, dove, se come, quanto, se in Europa. Vediamo un filmato. Sì, no. Sì? Non c'è, no, si dice, è una cosa che si dice. Va bene. Non c'è. Pomeriggio 5, gara di dolore, primo campionato della sofferenza, presentato da Barbara D'Urso. Che ci bellezza. Sarà una doppia partita, ci sono due partite, no, sì. C'è una partita, una mamma triste che ha perso il cane, che non lo trova, che gli era affezionato, sì. Contro un drogato che ha perso il lavoro e gli restano solo 2 mesi di vita, quindi... La gara chi fa più dolore? Cioè, tra tutto. E chi vuole che faccia più dolore? C'è evidente, il televoto. C'è il televoto. La seconda partita, Marco Rossini, un anziano che ha perso i capelli e prende poco di pensione, si sente complessato, contro Ginetto Roberti, un obeso di 90 kg. Vabbè, 90 kg è obeso esagerato, ma un uomo robusto. Però mi sono dimenticato di dire che Ginetto Roberti ha 3 anni. 90 kg, ma ha 3 anni. Se ha 3 anni ha ragione. Poi lei. C'è lo scontro finale. Alla fine il maggiore dolore vince la coppa. Sì. Tra i due. Sì. Scommettiamo che il programma d'estate presenta Mara Venier. Benissimo. La prima scommessa, i due gemelli Riccobono
i due gemelli, Ricco Bono Alfio e Adele Vincenzi. Sono due gemelli. Si chiamano diversi. No, cioè loro non sono gemelli tra di loro. Ah! Cioè, uno c'ha un gemello, l'altro c'ha il gemello, però si incontrano. Adesso è chiaro. Comunque la scommessa scommettono che al Teatro delle Vittorie, sì, in diretta, scommettono che in 4 mesi riusciranno a sbucciare 90.000 chili di fave. Questa la scommessa è questa. Mi sembra una scommessa molto Seconda scommessa, un bambino di 9 anni, sì, scommette che fa 100 rutti in 10 secondi. Sembra impossibile. Tanti auguri, come si allora dice? Fiction, parliamo di fiction, si gira quest'estate, sì, dal bambino che fa 100 rutti in 10 secondi si trae verrà tratta una fiction in 2 puntate, sì, intitolata Il bambino che fa 100 rutti in 10 secondi. Bene. Il protagonista non è un bambino, e si sdoppia, è Beppe Fiorello. Abbiamo finito. Si sdoppia. Non mi sta venendo da piangere. Non le sta venendo, no, da piangere, perché abbiamo detto a mezzanotte piangiamo. Ah, poi piangiamo. Comunque sono contento per il successo di Antiprimi, perché da Antiprimi, sì, lo dico da direttore, sono contento, verrà da questo settimanale verrà tratto un film, sì, un calendario, si farà una commedia musicale, un libro e un profumo. Verrà tratto da Antiprimi. Grazie. Complimenti per il programma. Per tutto questo successo. Grazie. Antiprimi. Le offro un'altra mia prestazione gratuita. Navigatore, sì, sì, dica. Allora voglio avvertirla che stiamo per collegarci, sì, con la Svizzera, ah, dove un nostro connazionale da mesi è ricoverato presso una clinica specializzata. Ah, sì, il sì, centro, come no, Carla Bruni. Certo, certo, l'italiano. Per smettere, esatto, di essere italiano. Infatti, ce l'avrà fatta, oh, lo scopriremo, visto che è l'ultima puntata, capiremo se ce l'ha fatta a smettere o non ce l'ha fatta. Prego. Dottore, gliel'ho già detto, non so che cosa ci facesse quella macchinetta nel caffè in camera mia, deve avercela messa qualcuno per incastrarmi. E questa? Eh? Era nel suo armadio. E qui l'etichetta, dice Made in Italy. Gliel'ho già detto, non è mia quella giacca, deve avercela messa qualcuno a tradimento. Per me il marchio Made in Italy è come il teschio con le ossa incrociate, significa pericolo. Morte! Ma cosa sta succedendo? Ah, lei finalmente, come dite voi italiani, mi aiuti! Ma mi dica, cosa succede? Abbiamo fatto una perquisizione nella camera del paziente numero 178 su una segnalazione telefonica di un anonimo e abbiamo trovato quella e anche tanti altri oggetti tipicamente italiani, tra cui una copia sgualcita della Gazzetta dello Sport. Eh? No, dottore, gliel'ho già detto, io ho chiuso con l'Italia, glielo dica anche lei che sono guarito. Ma io veramente ho sempre sperato che lei fosse ancora italiano, quando parlava, gesticolava, è per quello che ho chiamato la clinica, perché intendevo cosa? Collaborare. È lei che ha telefonato. Ma sporco italiano! Ma allora è proprio vero quel detto che dice meglio un marchigiano alla porta che un italiano in casa! Beh, il proverbio veramente era diverso. Abbiamo trovato questo sotto il letto del paziente. È un bidet, bravo, lo vede che lei è proprio italiano? No, dottore, io le posso spiegare tutto. Non c'è nulla da spiegare. Lei ha una ricaduta, lo capisce? O forse non ha mai smesso. No, dottore, no. Sì. No, io avevo smesso di essere italiano solo... Ho avuto una crisi d'astinenza e ho ricominciato a giocare a calcetto in camera mia, da solo, con un super tele di contrabbando. E da lì è ricominciato tutto. Il tono di voce alto, la teledipendenza, l'inglese maccheronico. Dottore, lei mi deve aiutare, io non voglio più essere italiano. Quando vado all'estero mi vergogno. Quando mangio la pasta mi sento sporco. Beh, ma sarà il sugo che schizza, basta mettersi il tovagliolo, ma dai, ma zitto, che lei è italiano, è tutta colpa vostra se ci sono ricascato, e da quando parlo con voi, con l'Italia, che ci sono ricaduto. Dottore, la prego, mi metta in isolamento, io non voglio più avere nessun contatto con l'Italia. Ma non capisce che non si può smettere di essere italiani? Non è vero, non è vero, uno ce l'ha fatta, uno solo, ma ce l'ha fatta! Sì, lo sappiamo, Carla Bruni, no, vabbè. Il nostro paziente numero uno, il nostro paziente modello, Mario Monti! Mario Monti? Ma non l'ha visto come si veste, come parla, come si muove, il suo senso di humor. Ma che Monti le pare italiano? Beh, in effetti no.
Perché ha smesso? L'ultimo incarico pubblico di Monti risale al 2004. Dove crede che sia stato in tutti questi anni, eh? Qui, al centro Carla Bruni, per smettere di essere italiani. Ora Monti si è disintossicato e non è più italiano. Ma allora perché è tornato in Italia? Perché ha accettato il governo del paese se non è più... Per cacciare gli italiani dall'Italia verrete delocalizzati altrove, in un paese che costa meno, e l'Italia verrà data in franchising. È una risoluzione ONU, altro che Goldman Sachs. Monti lavora per le Nazioni Unite. Ma è terribile! Ah, voi italiani, sempre a lamentarvi. Poteva andare peggio, potevano attaccarvi militarmente. Ma costava troppo. Monti invece prende meno, è più economico. Adesso basta, eh? Lei ha bisogno di isolamento. Aspetti, sì, un attimo, ma... Staccato il collega. Ma lui è un italiano, è uno dei nostri. Ridatecelo, è italiano! Ed eccoci qua, dicevamo, all'ottava puntata. Nelle puntate precedenti abbiamo parlato di crisi economica, abbiamo parlato di Costituzione, di scuola, di lavoro, di giovani, di televisione, abbiamo parlato di un sacco di cose, ma sotto sotto abbiamo sempre parlato di democrazia. L'ultima puntata l'abbiamo dedicata alla cultura, e la cultura e la democrazia sono praticamente la stessa cosa. La democrazia è, come la cultura, un nostro prodotto, non esistono in natura. Se non ci fosse la democrazia non ci sarebbe la cultura e viceversa, o meglio, se non ci fosse stata un po' di cultura nella nostra storia non saremmo arrivati alla democrazia. La cultura è quello che permette alla nostra specie di evolversi. Se camminavamo a quattro zampe e poi siamo passati a due è perché abbiamo fatto un percorso culturale. Che cos'è la cultura? Questa sconosciuta. Pasolini diceva che la cultura è stare in mezzo alla gente. Quindi, sviluppando il ragionamento, si potrebbe dire che quindi la cultura, visto che la gente siamo tutti noi, è ciò che ci tiene insieme. Più forti sono i nostri legami, più si può dire che forte sia la nostra cultura. Quindi le persone colte chi sono? Sono le persone che possono rafforzare questi legami, sono quelli che possono fare da tramite, sono quelli che possono renderli più solidi. La cultura non è quindi dentro le persone, è tra le persone, un po' come l'amore. Che cos'è che quindi va contro la cultura, se ciò che ci tiene insieme è cultura? Tutto quello che ci divide. Le passioni tristi, l'invidia, l'abiezione, l'arrivismo, la presunzione, la spocchia, la competizione esagerata, tutti i valori, in altre parole, propagati da Maria De Filippi. Ora, con questo, naturalmente, io non intendo dire che Maria De Filippi sia il simbolo della mancanza di cultura, perché sarebbe una cosa esagerata. Direi che piuttosto è il simbolo dell'involuzione della specie, questo sì, per questa sua determinazione. A far apparire anche la persona migliore del mondo, la più fiera, la più nobile, come un caso umano privo di qualsiasi forma di dignità. Buonasera, benvenuti. Per alcuni il proprio padre è quello che ti racconta le favole la sera, quello che ti sta vicino quando ne hai bisogno, altri invece si fissano con il padre biologico e finché non lo ritrovano non si mettono l'anima in pace. È quello che è successo a Gesù, detto il Nazareno. Che per cercare suo padre si è fatto una croce. Nazareno vuole raccontare lei la sua storia o preferisce che la racconti io? Meglio che la racconti io, perché Nazareno, dovete sapere, dice che il verbo va in principio e parla tutto alla rovescia, dice mangiare io voglio, dormire io ho bisogno, eccetera. Fa confusione, meglio che racconti io. Nazareno, dicevamo,
È parente di Nazario Gabrielli? No, dice di no. Strano perché veste color sabbia, sembra lo stesso stile. La mia redazione ha scritto Nazareno Gabrielli, va bene. Allora, racconta Nazareno, io ho avuto un'infanzia difficile, vissuto in un campo profughi palestinese, in una stamberga che puzzava come una stalla, c'era una zanzara grossa come un somaro e uno scarafaggio grosso come un bue. Cresce, all'inizio bambino prodigio, poi tradisce le aspettative, un'adolescenza difficile, frequenta sempre lo stesso gruppo di amici, viene accusato di atti vandalici, va con le prostitute, guai a contraddirlo, tutto quello che dice è Vangelo, si fa un sacco di nemici e finché alla fine finisce per diventare una sorta di capro espiatorio. Però, dice Nazareno, per quante colpe abbia commesso, per quante cose brutte possa aver fatto, non è possibile che mi accusino di tutto come se tutte le colpe del mondo dovessero ricadere sulle mie spalle. Dice, su di me sono state dette un sacco di bugie, cominciare dalla mia data di nascita, dicono che sia nato a Natale, mentre invece sono nato a ottobre, era Halloween. Dice Nazareno, cosa succede a un certo punto? Continuo io, dice... Viene sottoposto, viene nominato, a causa di questa sua antipatia, sottoposto al televoto, gli preferiscono Barabba, che tra l'altro è il nuovo fidanzato di Belen. Dice però Nazareno, il processo è stato ingiusto, perché mi hanno processato a Pasqua, stavano tutti a fare il ponte. Il giudice se ne è lavato le mani, vorrei una seconda chance. Sempre per questa ossessione di cercare suo padre, che Nazareno è un pochino idealizzato, considera un po' un padre eterno. Sa tutto lui, è vero che ha brevettato questo mondo e quell'altro, è molto ricco, lo chiama sempre il signore, sostiene che ogni tanto gli mandava dei regali come se fossero degli avanzi di produzione, tonnellate di pesce così all'improvviso, tonnellate di pagnotte. Una volta anche 800 campanelli per biciclette. Lo dice, questo non è vero, l'ha scritto la mia redazione, sarà che anche qui a Mediaset l'altro giorno sono arrivati 7 barili di aringhe e ci siamo domandati a che cosa servivano. Ad ogni modo, lui dice, l'ha fatta però grossa, perché Nazareno, come sapete, è stato accusato di bestemmia, che come sapete in televisione è una cosa che noi non possiamo tollerare, un po' la stessa cosa che è successa a Ceccarini, che anche lui tra l'altro ha una carriera simile, che ha fatto anche lui Pinocchio, ah, dice lei no, vabbè, comunque sempre padre falegname. Sì, no, dice è vero, lui è la sua storia, è figlio di ragazza madre, mentre Pinocchio è figlio di ragazzo padre, è più moderno Pinocchio, ha ragione. Insomma, per arrivare al dunque, lui vorrebbe questa seconda chance sempre per incontrare suo padre, e noi suo padre l'abbiamo cercato, c'è lì la busta, e se lei lo desidera ancora lo possiamo aprire. L'abbiamo cercato dove ci ha detto lei, lungo le strade che non portano mai niente, lungo le nuvole di fumo, nel mondo fatto di città, nei campi di sterminio. Se lei insiste, possiamo aprire la busta, però poi non ci deve restare male se suo padre non c'è. La apriamo? È sicuro? Non faccia questa faccia, è Cristo in croce. La apriamo, va bene. Allora, la apriamo? Mi dispiace. Suo padre non c'è. Non è venuto, o forse non è mai esistito, lei ci ha mai pensato a questa eventualità? No, perché, o magari si è fatto un'altra famiglia, può anche essere che il padre si sia fatto un'altra famiglia, perché voglio dire, non è che necessariamente la creazione è un atto di consapevolezza, può anche succedere così, non è che c'è una risposta per tutto. Ad ogni modo, la vedo triste, vuole bere qualcosa? Il nostro sponsor... Abbiamo della birra, c'è una corona alla spina per il signore. Senta, facciamo una cosa, per consolarla, le faccio fare la telepromozione insieme a me. Allora, guardi, questa è una garza, una maschera idratante,
lei se la mette sul viso così, si rilassa, proprio come se fosse morto, quando se la leva la butta da una parte e le giuro che si sentirà rinato. Ecco, mentre Nazareno fa la sua maschera, passiamo al prossimo ospite. Spesso, come sapete, il successo nelle chat erotiche dipende dalla scelta del nickname e quello che è successo a Gertrude, che ha rimorchiato un sacco di ragazzi grazie alla scelta di un nomignolo azzeccato ed intrigante, la monaca di Monza. Monito numero 1199/22. Elisabetta Patrozzi ha dimenticato la sua patente in direzione. Ripeto, Elisabetta Patrozzi ha dimenticato la sua patente in direzione. Grazie, grazie Presidente. Ci mancheranno questi moniti che il Presidente della Repubblica gentilmente viene a fare soltanto qui a 1, 2, 3 stella, fantastico. Mi permetto di interrompere, sì, perché siamo pronti per collegarci con il Salone delle Feste di Confindustria, dove continuano le celebrazioni di commiato della Presidente uscente Emma Marcegaglia. Di commiating, io penso che continuerà, sì, a commiatarsi anche quando noi non ci saremo più. Prego. Saluto a tutti, eccomi qui di nuovo per questo lungo processo di saluting e commemoring alla scadere del mio mandato di Presidente di Confindustria, come recita anche l'etichetta sul retro della mia confezione. Mi spiace moltissimo lasciare Confindustria in un momento così difficile per Confindustria, appunto nel momento in cui sta passando una riforma del lavoro che sinceramente preoccupa e crea una reazione di estenuing a tutta l'imprenditoria italiana, che viene sottoposta a un rischio che nessun imprenditore dovrebbe dover soffrire, cioè il rischio di dover assumere dei dipendenti, che è una cosa che naturalmente in questa congiuntura nessun imprenditore al mondo ha intenzione giustamente di fare. Gli imprenditori sono in preda al panicking, io sono in contatto con tutte le multinazionali del mondo che dicono noi in Italia non ci veniamo, gli stessi imprenditori italiani hanno una reazione di scalping, mi telefonano per dirmi terrorizzati, Emma, io mi è capitato ieri distrattamente di dare la mano a una persona, cosa succede adesso? Non è che per sbaglio l'ho assunto, addirittura persone che dicono ho dato un euro alla lavavetri, Emma, cosa devo fare? Per caso l'ho assunto? Alcuni chiedono addirittura di prendere la pillola del giorno dopo, quindi bisogna assolutamente e senz'altro istituire un numero verde per tranquillizzare queste persone sottoposte a questo stress ingiusto e ingiustificato, ma bisogna soprattutto abolire definitivamente qualsiasi forma di residuo della articolo 18, soprattutto per tutte quelle clausole che riguardano anche la remotissima possibilità di reintegro, perché anche se questa possibilità di reintegro è remota, abbiamo calcolato sotto che più o meno dovrebbe essere pari a quelle che ha una trota salmonata di risalire una cascata molto alta in un posto pieno di uccelli predatori, tanto più che la trota è appena uscita dal forno. Noi ci auguriamo quindi un futuro in cui gli imprenditori possano licenziare veramente con grande gioia, con grande libertà, alla scadere, alla morte di tutte le ideologie, si possano incontrare magari un giorno, non so, al circolo e dire quante licenziati tu, io 9, io 7, darsi il cinquing, un processo di packing sulle spalle, in modo che il licenziamento possa tornare ad essere quello che dovrebbe essere, cioè un momento di piacere, un momento di gioia, un momento di espressione dell'impresa, del fare, impresa, del fare, impresa del fare, impresa del fare, impresa del fare, che in questo paese è assolutamente necessario se vogliamo avere una crescita. Pertanto, ripeto, ribadisco, mi spiace moltissimo lasciare Confindustria in un momento del genere, però devo dedicarmi non certo a diventare Presidente del Consiglio del centrodestra, perché questo lo smentisco fermamente, piuttosto alla campagna elettorale per diventare Presidente del Consiglio, perché senza la campagna elettorale nessuno può pensare di diventare successivamente Presidente del Consiglio. Cortesia che
allora. Oh, buonasera, bentornata. Ma com'è carina stasera? Vedo che ha una forcina nei capelli, una trasparenza. Sicuramente. Sì. Vabbè. Ti voglio leggere questo sms che mi ha mandato tu io. Un SMS. Un SMS. Ah. Senti se te pare a te, A causa del tuo rapporto non conforme con le zecche, ora non c'ho più credibilità presso i fratelli cammerati. Per questo motivo sono diventato vittima di battute turbogogliardiche che mi impediscono di andare al pub con lo sguardo spavaldo dell'aquila che mi ha sempre contraddistinto. Guardi, se mi ricordo bene il suo Tullio, lo si vede anche da dietro, non mi sembrava proprio molto spavaldo, Aspetta, compagno, lasciami, come compagno? Lasciami finire il concetto, aspetta, per questo motivo le nostre strade si dividono, dice papà di restituirci il busto del duce souvenir della nostra prima gita a Predappio. Vabbè, ho capito, vi siete in pratica... No, ti pare normale a te? Sì, no, vi siete lasciati. Pronto? Comunque, non è che lei ha perso molto, da quello che ho visto. Beh, comunque, lei come sta? Come l'ha presa? Che ho presa? Niente, cioè, a un certo punto... Oh, come dicono loro, desistere. Non era proprio così. Ma che ti pare? Ma niente, allora mi sono fatta una bella passeggiata, proprio lunga, fino in centro, e fra l'altro ho assistito a uno spettacolo a sguardo. Praticamente ci stava questo artista che con una chiave stava decorando una macchina parcheggiata. Cioè, come, scusi? Cosa ha visto? Aspetta, compagno, lasciami il concetto precedente. Praticamente lui stava decorando questa, che sarà stata una Mercedes, ripristinando al suo status di bene comune. Bene comune! Bene comune. Quella Mercedes lì avrà avuto un padrone, un proprietario. Cosa certo. Vuol dire bene comune? Certo, un proprietario che però ingiustamente l'aveva sottratta alla comunità e invece adesso per fortuna è stata restituita alla cittadinanza in quanto opera d'arte! D'arte normale. Io stasera non la riconosco, sta dicendo delle cose incredibili, mi chiama compagno, ma cosa è successo? Fammi rilasciare al concetto precedente. Allora, niente, siccome questo artista era molto sicuramente facinoroso, però anche molto... Molto? Cioè, molto buono. Ah. Allora io l'ho seguito fino a un grosso palazzo antico. Allora sono entrata dentro e ho detto, ammazza che spettacolo, ma che è qua? Dice, questo è il Teatro Valle Occupato. Dico, occupato? Ah, quindi ve l'ha regalato Alemanno come Casa Pau. E loro tutti a ride, se sono messi a ride, tutti a ride. Infatti addirittura uno mi ha detto, ma vai da io, ma che te fai satira? Io credo io, guarda, non credo proprio perché noi la satira non la capiamo e tutti insieme la satira non la capiamo. Insomma, sento, dagli è una bella metamorfosi, un bel salto mortale. Da Casa Pound lei è arrivata al Teatro Valle Occupato. Aspetta, no, mica così, prima ho dovuto superare le tre prove. Cioè? Le tre prove. Prima prova, turni d'accoglienza, un bucio de culo, il teatro aperto 24 ore H24. Seconda prova, turni di pulire. Devo dire, questi sono delle zecche veramente non conformi perché, cioè, loro non si lavano, però il teatro è scintillante, ci puoi mangiare per terra, è una cosa incredibile. Terza prova. Terza prova, sicuramente la più ossica è stata dormire vicino a Bongo. E chi sarebbe Bongo, scusi? Bongo tratto un
consigli questo grosso occupante perennemente umbriaco, il cui polifonico russare è amplificato proprio dall'acustica Dolby Surround del teatro del Settecento. Praticamente è come una prova del 9. Se riesci a dormire vicino a Bongo vuol dire che credi nella causa, se non ci riesci non sei nessuno. Te salutano. Vabbè, proprio. Ma se lei adesso crede nella causa, di cosa si occupa esattamente? Ma guarda, sicuramente ho proposto questo seminario su una maschera della commedia dell'arte. Ma che bello! Ma quale maschera? Arlecchino, Pulcinella, Capitan Fracassa? Capitanarlo. Capitanarlo? Capitanarlo. Ma come capitanarlo? Ma scusi, ma questa strana proposta come sarebbe passata? Cioè ma passata sì, a voglia, ma sai le firme, proprio così. C'è stata la fila che voleva fare il seminario, adesso infatti iniziamo subito con una bella maratona notturna in cui recitiamo tutti e 42 gli episodi. Ma dai, ma è incredibile. A voglia, questi non vedono l'ora di recitare, poracci. Sì, ma che strane decisioni. Ma come le prendete queste decisioni al Teatro Valle? Ma sicuramente da noi tutte le proposte, tutte le criticità vengono discusse in assemblea. Scusi, proposte? Criticità! Ah, criticità! Sì, vabbè. Quindi fate un'assemblea e poi votate. No, no, ma che sei matto? Votare da comunisti, da fascisti! Ma tanto ufficiale, non è comunista! Vabbè, comunque, hai capito? Capisco che lei stia facendo un po' di confusione, è in metamorfosi, sì. Ma insomma, come fate? Siete pur sempre secche, infime, che va a approfittare, appena uno si sbaglia subito, sbagliato. Vabbè, comunque, no, ma non si preoccupi. Sì. Votare è da fascisti, quindi da noi niente, si discute. E poi? Si discute finché non si raggiunge l'unanimità. Unanimità. Per esempio, sì. Ieri ci si è bruciata la caffettiera e allora giustamente si è discusso a lungo sull'eventualità di ricomprarne un'altra. Per fortuna si è fatta un po' una sintesi e quindi l'assemblea è durata soltanto 7 ore. Ah, però. Ma tanto... 7. Non è poco, sì. E allora? No, dico tanto per me, io che sono abituata ai dibattiti su mutuo sociale, senza manco una cinghiata, è stata proprio una passeggiata di salute, a voglia. Che me importa. Mi piace un sacco. Scusi, io ho sentito solo l'ultima parte, ma ho sentito bene, è diventata un occupante del ballo, una specie di comunista, ma... ho capito bene? No, 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 non comunisti, bensì comunardi. Ah, ho capito. Piuttosto proprio a te cercavo, ma dico sbaglio, sbaglio, questo è un teatro occupato. No, perché a noi non ci ha avvertito nessuno, guarda che questa è violazione del copyright. Cioè? Come sarebbe a dire, ma che stai a dire? Teatro occupato! È una scenografia. L'abbiamo inventato noi! Ah, ragazzi, ma come l'ha inventato te? Ma che dici? Ma che te l'ha messa in testa sta cosa? No! Ma che per caso te c'hai qualche criticità con me? C'hai delle criticità con me? Ma sta cosa è venuta per me. Perché guarda che io ti posso aiutare a te. Ah, sì? Per esempio, se te vuoi fare uno spettacolo al Teatro Valle, io ti trovo una data, perché mi hanno detto che da noi vengono tutti gli artisti a ripulisse. Cioè, per esempio, no? Per esempio, ti hai fatto una fiction de merda? Vieni al Teatro Valle e sei riabilitato. Ho capito. Per fortuna io fiction di merda non le ho mai fatte, quindi non ho bisogno mai. Di... No, 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 le assicuro. Hai visto che... mai? No, oh. Mai dire mai, però no, non credo. Ad ogni modo, tu che fai a Teatro Valle? Possiamo darci del tuo oramai, direi. Ah, vai, fai sempre come arredo, sorella, esatto, portarci. Siamo là. Di democrazia, fatela parlare, che sì. Tu facevi arredo prima a Casa Pound, sì. Giusto se ricordo bene? Adesso, per esempio, stamattina ho fatto un corso di autoformazione su drammaturgia, infatti adesso sono drammaturga, ho già scritto un testo,
ho scritto un monologo per Werther. E chi è sto Werther? No, ammazza Werther! Oh, io non lo conosco. Werther è l'attore più talentuoso che ci abbiamo gli occupanti noi. Io non ho mai visto che film ha fatto Werther, che ha fatto, non lo conosco, abbi pazienza, non l'ho mai sentito. Oh. Certo che voi dalla televisione siete proprio piani di preconcetti, siete proprio pieni, non ha fatto niente, non l'hai mai visto, no, non ha fatto un film, però comunque è un attore e in quanto attore è portatore in giro di cultura, sì. E quindi lo Stato gli dovrebbe corrispondere uno stipendio, no, c'entrava niente, no. Secondo me non è manco giusto mo lo stipendio, non lo so se è giusto, non so se sono d'accordo con questo stipendio. Ad ogni modo, vuoi sapere che parla, monologo è? Allora, sì. Niente, ho scritto sicuramente un monologo a proposito della mia precedente esperienza, tutto un po' un mio percorso culturale, non tanto una autobiografia, bensì un'analisi approfondita, psicologica e politica! No, non ho capito esattamente che vuol dire. Allora mi dica almeno come si intitola sto monologo. Il mio monologo, come si intitola? Il mio monologo si intitola E allora le faibe! Questo sì è un titolo che ci suona molto familiare. Va bene, allora la verremo presto a vedere al Teatro Valle. Venite tutti al Teatro Valle, ma veramente non passo la paura. Comunque lo so chiedere. Vedi che bello, le persone che cambiano. È vero, tutti a ride. No, volevo chiedere un'ultima cosa, sì. C'ho una piccola criticità. Sì, dica, ormai... Che qualcuno c'ha una cartina lunga. Purtroppo no. Chiedere la console, guardi, chiedere la console. A Lady Gogo? Boh. L'Italia è in crisi, i disoccupati aumentano, la produttività non cresce, lo spread alle stelle, non ci sono momenti migliori di questo per tirare fuori la propria carta di credito gold e andare a fare shopping. Consigli per gli acquisti. Quante volte ci siamo sorpresi a fantasticare che potesse venire qualcuno a salvarci dal male, qualche supereroe, qualcuno come, non lo so, Zorro, per dire, una cosa del genere. Oh, matto! Ma veramente, Zorro, non abbiamo fatto in tempo a dirlo? Zorro, ma si vede, è chiaro, è evidente, soy Zorro, no? Buonasera, buona tarde a todos, dicevo sì. Los bellos e los brodos, loro, saluta. Sì. Allora, sono qui con il mio servo muto Bernardo, sì. Saluta Bernardo. Salute Bernardo, salutiamo Bernardo. Fa inchino. Muto poverino. Ma no, a me, al pubblico, la signorita...
cioè casca sempre, ogni volta che si gira gli faccio la seta, cioè, il pantalone veramente un, veramente che simpatia, un simpaticone veramente. Messicani, giusto, Zorro è messicano, quindi... Claro che sì, è messicano, perfetto, ecco. Senta un po', ma lei che è passato qui nel nostro paese, noi stavamo appena, lei forse non si è reso conto, ma è la risposta a una nostra preghiera, perché ci eravamo detti, pensate, se ci fosse qui Zorro potrebbe risolvere chissà quanti problemi che abbiamo noi, lei sarebbe disposto ad aiutarci, Zorro? Claro che sì, sono venuto apposta, io mi chiamo Zorro, risolvo problemi, tu mi dici che problema hai e io risolvo problemi. Qualsiasi tipo di problema, io mi candido anche a diventare premier di questo paese che tiene molti problemi, vi dimostro anche questa è la mia, diciamo, candidatura. Capace che la votano, io sono sicurissima. Credo proprio che sì. Per come vanno le cose, senta, ma se io per esempio le dicessi, non lo so, risolviamo il problema della disoccupazione. Bueno, la disoccupazione è un falso problema. Il problema non sta proprio nella disoccupazione e nel lavoro, ma sta nel dinero, no? È chiaro, perché se uno dice, ti importa di avere il lavoro? No, ma ti importa di avere il dinero alla fine, perché se uno deve essere, se c'è il dinero, che mi importa di trabajare? Cioè, è non è, esatto. È un falso problema, è chiaro. Per esempio, un caso proprio personale, umano, tipico, Bernardo era disoccupato. E poi l'ha assunto lei? Sì, ma era disoccupato, diciamo, sì, l'ho assunto, ma non bastava, diciamo, per i suoi bisogni. Ah. E allora lui che cosa ha fatto, da disoccupato che era, ha deciso di prendere una pensione di indennità e è diventato muto. Giusto, Bernardo? Sì, è vero, sono diventato muto. È diventato muto. È vero. Scusi. Sì, eh. Cioè, è muto. Abbiamo preso questa decisione perché non ce la facevo ad arrivare alla fine del mese e sono diventato muto. Esatto, è diventato muto dopo io, sì. Lei non è muto, scusi, lei parla, io la sento. Sì, ma sono muto. È muto, ma che vuol dire? Se tu tieni... La sentiamo. Tu leggi le labbra, è una capacità particolare. Avrei potuto anche scegliere di diventare sordo, ma ho scelto di diventare muto. E come faceva, scusi, a diventare sordo? Come? E subito è la reazione. Che prontezza di spirito. È forte. Adesso però non è che tutti quanti per risolvere il problema della disoccupazione diventate chi muti e chi sordi, cioè è un po' di fantasia, no, questo è il paese. Adesso ci beccano dopo. Comunque, cosa c'entra? Ma quanto prendi, scusa? Quanto prende di pensione adesso? 1200. Non è che uno si fa, se compra la villa in Tanzania, no, non però, si compra, però, diciamo, diamanti, però se campa. È un falso invalido, non c'è bisogno che uno ci venisse dal Messico per dirci che uno può prendere la pensione a falso invalido. Ma perché questo giudizio? Falso? Non è falso, è muto. Sei muto, no? Semplicemente muto. È muto, lo dice anche lui, è muto falso. Ma perché questo giudizio? Va bene. Dai, problema di disoccupazione risolto, dimmi altro problema, forse. Questo davvero, se si candida le vince le elezioni, se continua così. Allora, un altro problema, non lo so, la sperequazione, la differenza fra ricchi e poveri, c'è tanta distanza, come si potrebbe risolvere? Claro, troppo ricchi, poveri troppo esattamente, poveri. Esattamente. Dimostro, vado col pubblico direttamente. Scusa. Vai. Bernardo, resta qua, bruca la erba, io vado un attimo nel pubblico. Senza cavallo, così. Senza cavallo, direttamente, un po' a rischio. Grazie, allora la sperequazione è facile. Allora vediamo, questo giovane quanto tiene la saccoccia, quanti soldi hai? 2,50 euro. Oh, no, si festeggia champagne ragazzo, stasera, no. Proprio con lo champagnito. 2,50 euro, la crisi. Esta signorita invece quanto... Ah, non funziona il microfono, parla al mio microfono. Quanti euro? Zorro approfitta della situazione. No. Quanti euro tiene la saccoccia? Paga lui, quindi. Ma come paga lui? Cioè, non tiene nada? No. Bueno, questo è un esempio di bassa perequazione, però tu 2,50 euro dai 1,25 euro a ella e siamo perequati. Tutti quanti, chiede al vicino del posto quanto ha in tasca, chi ha di più deve dare all'altro. Anche a casa, lo fate anche a casa, tiene il microfonito, lo fate anche a casa in questo momento, anche nei condomini, vi fate tra un appartamento e l'altro, quanto tiene conto in banca, e vedete che nel giro di 2 o 3 giorni tutta l'Italia è perequata, è chiaro? Perfetto, se però la gente a casa non lo fa, perché poi... Penso che il problema sia questo, no? Che cosa? Non lo fa? Sì, che non lo facciano.
Arriva Sorro, eh? E per sveglia di notte, voi che state lì con il cucinetto con 50 euro sotto al cucino e vi fa una seta sul culetto, eh? Attenzione, che punzecchia, eh? Mi sembra un deterrente formidabile. No, ma lui lo fa, lo fa. Altro lo problema. Fa, eh? Perfetto. È giustissimo. Non lo so, io la troncherei anche qui, volevo risolvere qualche altro problema, ma perché sì, mi sembrano sì, soluzioni così, non è che... No, no, risolviamo altri problemi, sì, sì, io sono qua per risolvere problemi. Che gli diciamo a questo criterio? Non so, lo spread alto, come si risolve lo spread alto? Lo spread alto è un problema, vero? È un problema. È un problema, sì. Un problema un po' per tutti. Un po' per tutti lo spread alto. Ecco, per esempio, Bernardito aveva lo spread alto. A quanto lo tenevi lo spread? 480 ce l'avevo. Ah, pensate, come noi. A 480. E adesso lo tiene a? 270. Yes. E come ha fatto Bernardo? Con molti sacrifici. Allora, spiega Bernardo. Ha fatto tanti sacrifici perché per risolvere il problema dello spread, per abbassare lo spread, bisogna fare i sacrifici. Certo. Intanto ti dimentichi la pasta e il pane. No, è la prima cosa. Niente formaggi, certo. Formaggi niente fritti, sì. Cioccolata. Gli fai una croce sopra, proprio cioccolata. Niente vino, una seta sopra, giusto? Niente vino, niente alcolicos. Niente alcolico. E così lo spread si abbassa. Perché lui abbassa, è vero che è muto, ma tutte le notti la mucca la muoveva, che lo trovavo sempre davanti al frigorifero che mangiava. Quello sì, muto che però mangia. Però mangia, sì. Si è abbassato. Lo capisco proprio bene, proprio un muto, mai. Dei muti, ma perché tu leggi le labbra, sei molto perché leggo le labbra, molto intelligente, sì, è molto brava, molto brava. Certo. Un altro problema, dai, vediamo un problemito. Un altro problema, non lo so, non è la crescita, possiamo crescere, non lo so, possiamo problema crescere? Della crescita. La crescita, no. No, questo non lo risolvete. Beh. Ognuno si tiene la crescita che ha, non è che siamo in democrazia, se uno è cresciuto così, dice, oh, mi è capitato così dalla sorte. Non è che tutti possono diventare. Esatto, è chiaro, no? È una storia di famiglia, del destino, non è che adesso, insomma, dalla crescita bisogna accontentarsi, non è che questo... Yeah. Diciamo, mi sembrano risposte perfette, quindi lei è una specie di antigrillo, ha intenzione di candidarsi in questo senso? Io non tengo niente, contro gli animali, perché devo essere antigrillo? Che cosa mi... Oh Gesù no. Santo, benissimo, il Movimento 5 Stelle sa, non so se l'ha sentito nominare. No, è periodo di crisi, noi non vogliamo spendere 5 stelle, ci basta 3 stelle con un buon letto, sì, letto buono, anche un bed and breakfast perché noi teniamo los caballos e 5 stelle non accetta animali e quindi noi andiamo in un alberghetto così tranquillo, modesto, molto perché bene, noi vogliamo molto bene bene gli animali. Questa mi sembra una risposta convincente. E chi non vuole bene agli animali è Cesorro, che per punzecchia, attenzione, difensore, ecco. Lo fa, perché io sono buono... Sei buono e caro, però se mi fate arrabbiare, è vero? Partire la ciabatta. Lo dice lui, è da retta uno stronzo, lo dice lui, perché veramente... sì, vero, no, lo fa. È lo così, fa, faccio così, sì. Sì, sì, perché sì. Poi, scusa, il problema della crescita, diciamo, perché nella com'è che dici tu sempre? Nella botte vino c'è l'uomo, botte vino c'è l'uomo buono. Nella no, botte... piccolo. La botte piccola... Ma sei il primo muto che dice cassate, Bernardo, ma com'è sta... Vabbè. Oh, guarda, ti stanno rubando il cavallo, guarda, Bernardo. C'è casca sempre, c'è più di 100 pantaloni rovinati con la seta dietro, veramente, sta cosa. No, ma una cosa che non ho mai chiesto a Bernardito di tanti anni di amicizia, di collaborazione. Sì. Ma quando tu, per esempio, vai a fare la spesa, che sei muto, come fai a farti capire? Niente, entro in un negozio e dico, mi dà un etto di prosciutto cotto, così. Gliel'ho fatta pure io questa domanda, quale sarebbe il linguaggio di Jesse? Ha detto, mi dà un etto di prosciutto cotto, così, dove sta il prosciutto cotto? Mi dà un etto di prosciutto cotto, prosciutto così. Cotto? Così. Cioè, questo sarebbe il prosciutto cotto nel linguaggio dei sordomuti. Questi sono due etti del due prosciutto etti, cotto. Se fai così, no, due etti. Prosciutto cotto, ma è il linguaggio del... Il linguaggio dei gesti, tu già... Non sono del tutto convinta. Ma come no? Ma, sì. No, ma tu no. Già leggi le labbra, non puoi neanche anche capire il linguaggio dei gesti. Tu sei una donna molto dotata e tieni un istinto animale, mi ricordi molto Rin Tin Tin. Che tra l'altro ieri sera siamo stati a cena a casa del Rin. Sì. E c'era anche Tex Wheeler che ti saluta tanto. Ma te veramente? Sì, questo mi fa molto piacere. Come sta piuttosto Tex Wheeler? Poveraccio, è stato tanto male Tex. Sì, perché lui si mangia sempre la bistecca altra tre dita, coperto da una montagna di patatine, e tiene la ulcera che si taglia con un grissino. Certo. Adesso con l'età, con l'età c'ha anche problemi di prostata, sai certo. Com'è? Col cavallo dai e dai la prostata. Sì. Questo era un altro... La prostata. Questo già mi sembrava più verosimile come linguaggio dei gesti, col cavallo, con la prostata, come si fa? Col cavallo, dai e dai con questo la prostata. È il linguaggio dei sordomuti? Sì, certo. Cavallo,
sono chiedi altri nomi che vuoi. Lui fa tutti i gesti che vuoi, non so che, come si fa, come si dice, non so che ne so, come si dice cavallo imbizzarrito. No, questo era facile. Sì. No, vedi, qua ha fatto il muto veramente. Forse bisogna scegliere le parole giuste. Come si dice gatto miau. È muto. governo più difficile. Governo tecnico. Facci vedere governo tecnico. Questo è governo tecnico. No, questo no. Sì, questo è governo tecnico. Nel linguaggio dei muti tu non puoi pretendere di sapere tu. Lui è un sacco di tempo che è muto. Tu dici adesso governo tecnico non si parla. Lei non lo sa. E nel mio programma e c'è anche la riforma della RAI, no? E io sì. Allora se divento premier farò la riforma della RAI. Sì. Prima cosa libero il cavallo che è troppo tempo che sta dentro a fare il cavallo della RAI. Seconda cosa, lui diventa il conduttore del TG1 delle 20. Sì. Facciamo un esperimento. Allora, che fa il telegiornale con linguaggio dei sordomuti, questo sarebbe bello. Doppio, che lui è muti, sì, e fa capire a tutti. Certo. E chi è muti, che è sordi, che tutti quanti. Allora, per esempio, una notizia di oggi. Oggi il governo tecnico è andato a cavallo a comprare un etto di prosciutto cotto e gli hanno detto no, non te lo vendo perché tiene la prostata. Funziona perfettamente, bravo Bernardino. Vai a prendere l'applauso del pubblico. Va bene, grazie. Se casca veramente. È uno spazio. Allora io chiederei a Zorro e a Bernardo di sedersi con noi nell'assemblea, così se capita che ci venga in mente qualche altro problema che Zorro può risolvere. Con molto gusto, stiamo qui, guarda, ti stanno chiamando. Perfetto, non c'è casca, è furbita la signorita. Bueno. Non ci sono cascato. Bueno. Guardi, io non so se sia stato in qualche modo coinvolto da Zorro, ma il Quirinale ci chiede la linea. Che? Il Quirinale ci chiede la linea. Ancora? Sì, per un annuncio alla Nazione. Bene, il presidente Napolitano, noi ci inchiniamo, ascoltiamo questo monito, speriamo che sia breve perché insomma ci avremo anche altre cose. Comunque prego, naturalmente, presidente, grazie. Benché non sia un tema sul quale solitamente intervenga la presidenza della Repubblica, sento ugualmente il dovere morale di invitare a una riflessione importante su quanto il nome Roberto in questi anni abbia dato fiducia e speranza al Paese. Il nome Roberto infatti ha avuto in questi anni importanti cognomi, a cominciare da quello di Benigni, per continuare con quello di Saviano e last, sed not least, quello di Roberto Vecchioni. Pertanto auspico che tutte le famiglie fertili, il ricordo degli anni felici passati sotto la mia presidenza, vogliano dare questo nome ai loro figli chiamandoli Roberto. Grazie presidente, un giorno interpreteremo tutti questi moniti misteriosi ed ora continuiamo la nostra riflessione sulla cultura, che sostanzialmente è poi libertà di spirito, giusto? Noi ci ricordiamo, abbiamo cominciato questo programma quando il governo Monti aveva un consenso praticamente totale, ci siamo permessi di dire che queste scelte di rigore ci sembravano una stronzata e adesso questa posizione è piuttosto condivisa, ce l'hanno tutti quanti con Monti e noi, proprio perché siamo bastian contrari, ci permettiamo di dire che però se Monti davvero fa quello che ha promesso, cioè fare una riforma, non dico una riforma della RAI, ma nominare almeno ai vertici della RAI delle persone scelte per il curriculum, per competenza, noi siamo prontissimi a gridare Forza Monti. E siccome tra i nostri... tra le nostre carte forti, noi abbiamo questo documentario che, a proposito di cultura, ci fa sempre il punto, anche questa volta ci dà i dati precisi di quali sono tutti gli sprechi e tutte le assurdità che succedono nel nostro paese, che appunto è uno dei paesi che ha il patrimonio culturale più importante del mondo, anzi senz'altro. Prego, ogni tanto dico queste cose da presentatrice. Secondo una leggenda, in Italia ci sarebbe metà del patrimonio culturale mondiale. È vero comunque che siamo la nazione culturalmente più ricca, con 3.400 musei,
2100 aree archeologiche e il primato di siti UNESCO. Secondo le associazioni di settore, i nostri giacimenti culturali producono il 2,6% del PIL, con un investimento pari a solo lo 0,2%. Insomma, ci trascuriamo un po'. Prendiamo i musei d'arte. Il Louvre attira e offre lavoro alle eccellenze professionali italiane. Eppure, nella nostra penisola, il direttore degli Uffizi guadagna 4 volte meno di un commesso del Senato, anche se il primo veglia sulla Venere di Botticelli, mentre il secondo su Rosi Mauro. Il Maxi di Roma, invece, a 2 anni dall'apertura, rischia il commissariamento per un problema di bilancio. Il governo si è scordato di versargli il finanziamento. Anche i libri sono nei guai. Dalla biblioteca napoletana di Giambattista Vico sono misteriosamente spariti 1500 volumi, sotto il naso del direttore, di cui molti intellettuali italiani chiedono le dimissioni. I siti archeologici, come ricorda spesso Gian Antonio Stella, non se la passano meglio. A Pompei, dopo 20 anni di crolli continui e di appalti milionari che ingolosiscono la camorra, sono da troppo tempo trascurati gli interventi quotidiani. A Pestum, una mostra sugli assedi, costata 400.000 euro, è rimasta aperta un solo giorno, mentre la necropoli di Cerveteri è assediata da tombaroli, conta 37 visitatori al giorno e ha l'80% di tombe ancora inesplorate. Invece, per valorizzare Villa Adriana, si valuta l'ipotesi di piazzarci una discarica a meno di 1 chilometro, perché Roma non sa più dove mettere i rifiuti. E non incentiviamo certo il sostegno privato alla cultura. Basti pensare che in Francia si può detrarre fino al 90% di quanto donato alle istituzioni culturali, mentre in Italia solo il 19%. Inoltre, negli ultimi 10 anni, il finanziamento pubblico è in costante diminuzione. Si è ridotto del 33%. La diffusione della lingua e della cultura italiana nel mondo la affidiamo alla società Dante Alighieri. Ma rispetto a quanto fanno i nostri vicini, i mezzi che le diamo a disposizione non sembrano proprio adeguati. E intanto, tra i consulenti delle Nazioni Unite, c'è anche chi vuole censurare la Divina Commedia, perché è sessista, antislamica e antisemita. Povero Dante. L'economia italiana ha capito che di cultura si mangia, e come. Ci sono voluti 20 anni di governo Berlusconi, la crisi, la disoccupazione giovanile al 36%, ma alla fine anche il Sole 24 Ore si è dovuto arrendere. Subito un manifesto: niente cultura, niente sviluppo, tanta sobrietà per dire una cosa soltanto. Facciamo della cultura un mercato e facciamo del mercato una cultura. E se cultura e mercato coincidono, allora in quel caso dobbiamo dirci una cosa molto precisa, che per fare cultura ci vuole tanto denaro e il denaro occorre meritarselo. Dopo anni di clientele e nepotismo non c'è una parola più dolce che la parola merito. Premiare il merito vuol dire fare giustizia. Ma quando è il mercato che parla di merito, bisogna intendere un'altra cosa. Ci sono pochi soldi pubblici e ci sono soltanto per pochi. Parlano di merito e spuntano i privati a gestire il Colosseo, l'università, i teatri e i musei. Mentre in Italia la Fiat sprofonda e le piccole imprese si impiccano tra i debiti, inizia il nuovo saccheggio, quello di Della Valle e Montezemolo. Ma la cultura non è un oggetto e per questo non accetta padroni. La cultura è creazione e la creazione è un processo collettivo. La cultura è il coraggio della verità, il coraggio di dire la verità al potere. La cultura è resistenza, per questo non si farà prendere per fame. La cultura è gioia, mentre il mondo che voi avete fatto è triste e vecchio. Ancora una volta, una risata vi seppellirà. Molto, molto bene. E parlando di cultura, siccome appunto stavamo dicendo di questa idea di Monti che forse vuole mettere a fare il dirigente della RAI qualcuno che addirittura ci capisce di televisione, che addirittura non ha intenzione di distruggerla, siccome tra il pubblico abbiamo trovato Carlo Freccero, che era venuto così a trovarci, a fare una visita in via Amichevole, l'ho pregato di dirci qualcosa, perché ciao. Insomma, non solo perché naturalmente si intende di televisione, ma anche perché appunto ha fatto questa proposta insieme a Santoro di portare i curricula, attenzione, esatto, perché è plurale, perché è pieno di, siamo un paese di analfabeti, ma è pieno di saccenti, questa è una cosa impossibile, cioè di persone che disposte a dirti hai dimenticato la posta, ce ne stanno degli eserciti, quindi questa proposta della RAI, intanto ce la vuoi brevemente ridire, la sappiamo, però insomma. Allora, innanzitutto non sono qui per te, ma sai che sono venuto qui per il professor Mattei.
Vabbè, questo non è carino. Dica, lo so, dico, però lo vabbè. Dico perché non sono qui, però cioè, è chiaro che vedo sempre. È venuto a parlare con Mattei, con Mattei, e anche perché essendo il teorico dei, beni, cosa, esatto. dei beni comuni, anche la RAI può essere un bene comune, oppure esatto, bisogna sì. privatizzare ad ogni costo. Allora ho preso spunto del bellissimo programma, hai fatto un'ora di programma eccezionale. Non vorrei che adesso parlando di queste cose crollasse. No, per cui perché? Siccome io sono, sai che sono televisivo, per cui veramente hai fatto un'ora straordinaria. Naturalmente ho fatto questo consulto e tu sai che abbiamo presentato il curriculum, ciascuno di noi ha preso il curriculum. Sì. È un metodo, perché non penso che ognuno di noi, cioè non penso di essere il migliore, però penso che occorre un po' cambiare l'agenda. Ecco. Non bisogna sempre lamentarsi a posteriori, hanno fatto, hanno detto, hanno no, bisogna anche anticipare il potere, bisogna obbligarlo a farlo in qualche modo a scegliere la nostra agenda. Assolutamente. Anche perché quello che ha sempre insegnato il potere mediatico degli ultimi anni, questa volta siamo noi che dettiamo l'agenda. E cos'è che agenda è? Questa volta, per favore, non scegliete, sceglieranno sempre il più obbediente, ma almeno questo obbediente che abbia un po' di competenza, perché se no si rischia veramente la fine di tutto. Quindi è molto semplice come cosa, è un metodo che vogliamo in qualche modo porre per evitare che proprio così lo sconosciuto obbediente, il figlio, servo, eccetera, il servo muto, tipologia del dirigente perfetto, tipica, possa in qualche modo non avere tutto il potere, ma ci sia anche altre possibilità. Un progettino minimo, insomma, un'idea che... una proposta che si è fatta tante volte, ma mi sembra molto giusto concretamente rendere pubblico il fatto. Noi la televisione la sappiamo fare, perché non possiamo fare dirigenti? Mi sembra un'ottima proposta, e noi, e penso anche tutto il pubblico di un 2-3 stella, mi allargo, vi sostiene. La cultura è anche la cultura di internet, la cultura di Facebook. Il nostro giovane professore, solitamente esperto in telegiornali, oggi ha qualcosa da dirci anche su come Facebook ha cambiato le relazioni umane. Sì, è vero, no? Sì, sì. Beh, sicuramente Facebook ha cambiato molto le relazioni umane e soprattutto i rapporti di coppia, devo dire. Sì. Cioè, io comunque mi ricordo, insomma, all'università, io, insomma, sentendo anche i discorsi, soprattutto delle ragazze, perché Facebook viene spesso fuori nei discorsi delle ragazze, mi è capitato di sentire dei discorsi del tipo, beh no, è vero però, perché no, ne parlano in un certo modo, perché io per dire ho sentito i discorsi, per esempio, oh ma lo sai che Bibi ha pisciato Marco? Ha pisciato, lasciato? Sì, 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 ha pisciato Marco. Cioè, vabbè, però calcola, cioè, secondo me ha fatto bene, perché calcola che lui, cioè, nell'ultimo periodo si comportava veramente malissimo. Cioè, ma ai livelli, capito, che lei gli scriveva in chat e lui andava offline. Ti giuro, uno stronzo. Questo ti giuro, è molto stronzo. Brutto. Cioè. Molto brutto quando succede. No, vabbè. No, no. No, veramente, no, ma aspetta, perché poi il bello è da, cioè, allora, calcola, poi lui, allora, lei lo molla, lui prima cosa che fa, prende la cancella da Facebook. Cioè, sta a capire che persona era? Sai, capisci che persona? Mi sono fatta un'idea, sì, sì, sì. No, ma poi, cioè, aspetta, perché il bello deve venire il giorno dopo, lui prende, così a buffo cancella pure me. Cioè, ma che davvero? Cioè, ma l'ex pischello di Bibi, cioè, la mia migliore amica. Cioè, oh, ma meno male che eravamo tutti quanti amici, a bello. Ma te stai a Porto Ercole, vivevi a casa mia e mo me cancelli, ma vaffanculo. Grazie. Grazie, Edoardo. E adesso un'altra... scoperta della satira del nostro programma è qui a Ballando sotto le stelle, Saverio Raimondo. Non è una vita facile quella di chi fa satira oggi in Italia. Prima, quando c'era Berlusconi al governo, per noi satiri c'era una pacchia. Ci alzavamo a mezzogiorno, tanto il grosso era fatto. Un'oretta al computer e poi via, tutti fuori a rimorchiare. Adesso invece con Monti è tutto più complicato, basta battute sul sesso, solo battute sull'economia. Ma io il massimo che riesco a fare è un italiano e un tedesco entra in un caffè, spread. La verità è che non mi va più di fare la satira, perché una prima era trasgressiva, adesso invece va di moda. La satira è diventata un hobby per migliaia di italiani, una ginnastica mentale tipo l'enigmistica. C'è gente che sotto l'ombrellone o seduta sopra la tazza del cesso, invece che le parole crociate, fa battute sul Papa. A proposito,
battuta sul Papa di 20 lettere. C'è qualcuno che la sa? Finisce perenne. Aspetta, forse ci sono. Un Papa entra in un caffè. Amen. Ci sta. 20 lettere, finisce perenne. E lo vedete che ormai la satira è diventata conformista, la fanno tutti, persino io. E poi c'è satira dappertutto, in TV, sui giornali, persino sul cucciolone. L'altro giorno ne ho scartato uno e il leone faceva una battuta sul PD alla mucca. Non è normale. Su internet c'è più satira che porno, non è normale. Su Spinoza, il sudoku della satira, ogni giorno migliaia di utenti da tutta Italia sistematicamente scrivono battute sulle notizie del giorno, qualunque cosa accada. Tutti i giorni, qualunque notizia, ci fanno la battuta. Questa non è satira, è un tic. Ecco perché io sono contro la libertà di satira, perché nel suo nome sono state nobilitate battute di livello bassissimo soltanto perché erano contro Berlusconi. Perché diciamoci la verità, Psiconano e Cainano sembrano scritte allo stesso autore di Obama abbronzato. Ecco perché io adesso sono contro la satira, perché ormai è diventata satira da bar. Ma non so che fare, che faccio? Faccio quella fine squallida dei comici quando smettono di fare la satira, tipo Benigni, e mi metto a leggere anch'io Dante ad alta voce, oppure Manzoni, l'Ariosto, le versioni in latino, l'alfabeto, le tabelline, insomma, non di quelle cose che ti insegnano a scuola. Oppure posso fare come Grillo, e cioè inventare un partito politico sotto pseudonimo di lista civica a cui attribuisco da solo le 5 stelle, faccio pagare il biglietto ai miei comizi, sparo cazzate che non fanno più ridere, così vengono prese sul serio, mi creo un consenso politico, ma non mi candido mai io personalmente, delego sempre, così io questo consenso personale non lo perderò mai e divento una sorta di Padre Pio laico. Oppure no. Oppure mi metto a fare la satira, ma quella vera, quella che disturba e castiga e che infrange i tabù, e mi metto a fare battute pesantissime su ciò che c'è di più sacro ed intoccabile oggi in Italia. Fiorello. Fiorello entra in un caffè. Splash. Saluto a tutti, come sapete questo programma viene gentilmente offerto dal gruppo Marcegaglia, un gruppo leader nel tondino d'acciaio e nelle lamiere d'acciaio per una colazione ricca di fibre e di ferro. Yeah. Sì. Scusate la mia ignoranza, ma ne ho abbastanza di quella gente che sfruttando gli altri avanza. Non importa qual è il lavoro che fai, c'è sempre uno che si diverte se tu sei nei guai, che si affretta a prenderne una fetta, anche se il guadagno non gli spetta. E aspetta, e aspetta di entrare a fare parte del tuo branco e riposare al posto tuo quando tu sei stanco. Parole come prole, perché è il padre che lo vuole. Qui yeah. Ti aspetta il sole con dei grossi buchi nelle suole. Aspetta più calore con un misto di fragore, tutti che si credono a Dio in un convento senza suore. Il sudore, la cultura è stanca, adesso viaggia con il defibrillatore. Ti chiama a denti stretti nell'orrore, e tutto sto dolore costa caro come il nostro posteriore. Ai! Bravissimi! Ancora urra per Turichenta e Demospi! Ed ora, parlando di cultura, non possiamo non parlare, non accennare alla questione delle privatizzazioni, perché i nostri beni culturali se li rivendono senza dirceli a un prezzo che non è quello giusto, beni culturali e altro. E a questo proposito, per fortuna, sta per uscire un film nelle sale, di cui noi come al solito abbiamo il trailer in esclusiva. Se vuoi campare, se vuoi vivere, paga! Un paese senza libertà, un uomo senza passato, arrivò da molto, molto lontano, a piedi. Ma dove diavolo sono i treni in questo paese? Li hanno aboliti i treni dei pendolari, straniero. L'unico treno che passa da queste parti collega il centro con la villa dei Thatcher. Io non sono pendolare.
Iron Thatcher è il padrone di questo paese. L'unico che può permettersi un'auto. Perché è lui che vende la benzina. Banditi. Non c'è nulla che non possa comprare. Ehi, armonica! Ti conviene risparmiare il fiato. Perché, signor? Quel cane ha privatizzato qualsiasi cosa. Cosa prendi da bere, straniero? Acqua. Devi essere proprio ricco. Come paghi? Con assegno o con carta? Prima erano i banditi a rapinare la gente, ora lo fanno le banche di tacce. Mani in alto. Costo commissione 250 euro. Ma è più di quanto ho prelevato. Grazie per aver scelto Micresta. Quello è per chi non riesce a pagare. Giustizia della gente. No, lo fanno spontaneamente. Di fatto anche la giustizia è privatizzata. Questo paese sembra il Far West. Peccato. Ti porto in ospedale. Allora, non hai capito un cazzo. Bisogna aprire un mutuo per l'ospedale. Vi liberalizzerò io. Respiri la mia aria, bevi la mia acqua, calpesti la mia terra. Chi sei, straniero? Le parti mi chiamano concorrenza. Questo paese è dannatamente piccolo per tutte e due. Dipende, possiamo sempre fare cartello. Pubblico o privato, monopolio o libero mercato non fa differenza. Finalmente ora si può scegliere. In questo paese è sempre meglio essere morti. E se ci becca l'antitrust? Gli autori del trailer sono presenti qui in studio, alzatevi in piedi. Come pure ci sono gli autori di Tiwi, dei grafici, dei cartoni animati così chiari, limpidi, pedagogici, utili. No. Ed ora, a proposito di privatizzazioni, è la volta che Mattei ci spiega qualcosa, giusto? Perché sei abbastanza esperto. Sostanzialmente Mattei ha scritto anche un libro in cui spiega le privatizzazioni sono una fregatura, per quale motivo? Noi eleggiamo i politici che sono sono degli amministratori. È come se questi amministratori a un certo punto vendessero delle cose che non appartengono a loro, perché i beni che vendono sono beni che abbiamo pagato noi, i nostri nonni, dei nostri nonni, eccetera, eccetera. È come se a un certo punto noi avessimo un maggiordomo in casa che decide di vendersi la nostra argenteria senza chiedercelo e senza stabilire con noi il prezzo, e così. E soprattutto per pagarsi i debiti di gioco. Tra l'altro. Questo mi pare che sia la cosa. Questo è molto giusto. Perché noi in Italia avevamo uno dei patrimoni pubblici più ricchi, consistenti e vari dell'Occidente, e fra il 92 e il 2000 l'abbiamo sostanzialmente svenduto. Di già. Sì, sì, a prezzo vile. Noi fra il 92 e il 2000 siamo stati dei paesi occidentali quelli che maggiormente hanno venduto il loro patrimonio pubblico. Sicché eravamo fra i più ricchi e ora siamo fra i più poveri. Questo l'abbiamo fatto iniziando con i governi tecnici ed andando via poi
via via in questa strada, che è stata una strada assolutamente turpe, che ha tradito il popolo, vendendo appunto da maggiordomo, giocatore e ubriacone i beni di tutti noi, l'abbiamo fatto in modo assolutamente privo di uno schema giuridico di riferimento. Cioè si è venduto per far cassa. E si è venduto per far cassa perché eravamo sostanzialmente nelle mani degli strozzini ed eravamo pressati a dover pagare sempre qualche cosa per raggiungere un obiettivo che era un obiettivo emergenziale. Abbiamo privatizzato dal 92 in avanti per circa 140 miliardi di euro di valore, che sono un sacco di soldi, e abbiamo alla fine della fiera risparmiato, vendendoci tutto questo, una trentina di miliardi in interessi sul debito, si dice. Quindi in pratica è come cosa. Se ci fosse... pochissima cosa. Abbiamo abbassato in modo inconsistente il famoso rapporto debito-PIL, che poi è immediatamente ricresciuto. Ora, questo modello è stato criticato a partire dal 2005 in modo molto serio, raccogliendo dei dati e dicendo bisogna sostanzialmente cambiare direzione, amministrare bene il patrimonio pubblico, non svenderlo, certo. Cioè costruire dei sistemi istituzionali di gestione buona delle cose che sono di tutti. E invece di fare questo si è andati ancora più drasticamente nella direzione sbagliata. Ecco, ma visto che tu sei un giurista e ti stai occupando di questo, c'è un modo per cui giuridicamente ci possiamo difendere? Perché è roba nostra, che vendono altri senza chiedercelo. Che possiamo inventarci? Beh, sai, giuridicamente c'è un problema reale, che è quello che c'è una grave mancanza di strumenti, perché non esiste una categoria giuridica dei beni comuni difendibile in modo generalizzato. Quindi c'è uno squilibrio giuridico reale. Si possono fare molte cose che sono, come dire, al margine della legalità. Difendere sostanzialmente i beni comuni attraverso delle azioni dirette di loro protezione. Ne abbiamo occupazioni, va bene, ma poi si possono anche scrivere delle leggi per difenderli. Si devono anche scrivere delle leggi, bisogna sottoporre però a pressione forte i nostri rappresentanti politici, e questo è molto difficile farlo perché purtroppo i rappresentanti politici sono a libro paga. Ma di noi quei abbiamo signori che abbiamo Zorro, ecco. Abbiamo la carta vincente. Sì, io voglio dire che me gusta mucho este hombre, io lo difenderò sempre, perché certo. No, perché non ci sia un secondo caso Mattei, io lo difendo sempre. Nel caso non è stato lei. Facciamo la scorna. E poi voglio dire, io non sono d'accordo con questa privatizzazione perché non sei in Italia, però in Messico c'è una legge che dice che il pubblico ha sempre ragione, quindi non so se è la stessa cosa anche in Italia, però il pubblico ha sempre ragione. In Messico si sono venduti questo mondo e quell'altro, la televisione, il petrolio, tutto. Adesso parliamo. Vabbè, lei forse del stava qui da noi, però il Messico, comunque. Voi avete votato per 20 anni Berlusconi, che devo dire allora? Dai, e a questo proposito, allora, grazie Zorro per avermi dato il live. Abbiamo votato per 20 anni Berlusconi, ci siamo tutti quanti domandati ma come abbiamo fatto. Alcune risposte sono state proprio quelle: è un problema culturale, è vero, è anche un problema culturale. Qualcuno è arrivato anche a dire che c'è proprio una cultura, come dire, mafiosa, in alcuni l'hanno detto, e che ci ha portato a fare questa scelta. Naturalmente non è che in televisione si possono fare i processi, noi siamo contrarissimi a questo, magari potessimo, però purtroppo non possiamo. Però abbiamo trovato un filmato che non capisco perché non si sia diffuso a macchia d'olio, dove effettivamente questo legame tra cultura berlusconiana, diciamo, e cultura mafiosa un pochino si vede. Prego. Una persecuzione è stata che mi ha impedito in questi anni di fare quello che avevo promesso di fare, tra cui quello di abbassare le tasse, che sono consapevole ha deluso tanti cittadini italiani che nutrono nei miei confronti ora una sorta di sfiducia che trovo in parte giustificata e in parte ritengo sia troppo severa nei confronti di un governo del fare che tutto sommato ha fatto tanto fare. Fissarsi su questa cosa... Scusate. Questa, dicevo, focalizzazione nei confronti di un governo del fare che ha fatto tanto fare solo sulle... Focalizzazione, dicevo, solo sulle tasse. Solo sulle...
Quando abbassa la tassa, menghione! Ma per quale pagate queste tasse? Se vuoi sapere, per lo Stato le pagate, ma non ci dovete dare i soldi allo Stato, ma come ve lo devo dire che lo Stato è pericoloso? I soldi ce li dovete dare a noi, che poi ci pensiamo noi a proteggervi dallo Stato! Che con la sua burocrazia! In pria con i suoi lacci e le cacciuoli. L'imprenditoria, noi non siamo uomini di politica, noi siamo uomini di business. E tutte queste regoluzze e regoline ci scassano i coglioni. Noi, quando torneremo al governo, prometto, la faremo finita con questa pressione fiscale, lo giuro. Anche nei confronti dei commercianti, questi controlli continui, questa pretesa dello scontrino finirà. Troveremo dei sistemi sempre più moderni. Se dobbiamo far pagare le tasse ai commercianti, per esempio, per dirne una, si entra in un negozio, si dice, bello questo negozio, complimenti, centrale, tutto nuovo l'hai fatto, peccato tutto un fiammabola su negozio. Dicevo, quando nel 2013 torneremo a governare, riprenderemo in mano la riforma sulla giustizia e faremo quello che abbiamo sempre detto di fare, imbrigliando finalmente questa magistratura comunista, comunista! Che l'ho detto e lo ribadisco, non mi vergogno, sono come un cancro alla prostata, sono come un cancro! E tra l'altro, ribadisco, sarà probabilmente curato in 3 anni, lo giuro. Cominceremo a fare questa riforma a partire dal test psico-attitudinale per tutti quelli che vogliono fare il magistrato. Perché, come diceva giustamente mio padre, già se uno ha in mente di fare il magistrato vuol dire che non è una persona tanto non male, non è non male se vuoi fare il magistrato. Ma non ce le hai tutte le rotelle a posto se vuoi fare il magistrato! Ma pazzo devi essere se vuoi fare il magistrato! Ma perché non te fai cazzo tuo come tutto quanto l'altro? Per l'appunto! Per l'appunto! Non permetteremo mai più, appunto, che si insinui che il mio governo ha dei rapporti con la mafia quando il mio governo è stato quello che più di tutti si è battuto contro le mafie. Dati alla mano, su 33 latitanti noi ne abbiamo fatti arrestare 31, comandante, mi dica i nomi degli ultimi 2 latitanti che sono liberi. Marcello Dell'Utri e lei, signor Presidente. Appunto, visto un grandissimo, straordinario risultato. Pertanto, noi al governo torneremo, queste riforme le faremo, la storia ci giudicherà e noi la ricuseremo. A questo punto, secondo la scaletta automatica, ci dobbiamo occupare ancora del caso di cronaca del momento, il delitto di Tassimodas. Ok, d'accordo, lo sappiamo già chi è l'assassino, però giustamente questo delitto continuerà anche no, ma dopo. Ci sono ulteriori sviluppi. Non ci credo, comunque colleghiamoci. Sì.
Sì, buonasera, vi chiediamo la linea dalla Sardegna, siamo ancora a Tassimodas, davanti alla villetta di Maralo Parco, ricordate la ragazzina di 15 anni grattugiata a morte. Ecco, il marocchino, lo stracomunitario, che era stato fermato, è stato poi scagionato e rilasciato, per cui gli inquirenti brancolano di nuovo nel buio. Ma per fare un po' di luce in questo buio, stasera abbiamo invitato un ospite, io sono molto emozionata, è una giornata. Giornalista, un mito per chi fa questo mestiere, io avevo proprio i poster a casa da piccola, e lei è una giornalista, appunto, un opinionista, un grande personaggio, l'onorevole Barbara Palombelli. Buonasera e benvenuta. E madre, ci tengo a dire madre. E madre. Onorevole no, quello è Francesco, mi confondo con me. Quello è Francesco, e madre, la madre Barbara Palombelli. Sì, io penso che la prima cosa che c'è da dire su questo delitto efferato è che questo continuare di protarsi di delitti efferati uno dietro l'altro rischiano di renderci tutti quanti un pochino insensibili con questo gusto per entrare nel dettaglio macabro, magari non rispettando la famiglia o meglio trattando la vicenda come se fosse un po' un cluedo, insomma, e penso che questo debba essere anche un mea culpa da parte di noi giornalisti che magari in cambio di un gettone di presenza, insomma, calpestiamo qualsiasi tipo di sentimento e di pudore, che è esattamente quello che sta per fare, quindi ci tenevo insomma a sottolinearlo. Credo che mescolare la politica anche alla cronaca nera sia molto sbagliato, perché tutto sommato la cronaca nera è un momento della vita in cui gli italiani si svagano, non è un momento in cui vogliono sentire parlare di politica. Come no, come no. Certo, benissimo, ha altre opinioni delle sue, non so, tra quelle più famose riguardo a questo caso, quelle più scoppiettanti, quelle che ci interessano, quelle un po'... Beh, guardi, io ho espresso in questo caso delle opinioni, come sa, molto forti, che hanno suscitato molte polemiche, quindi non vi vorrei mettere nei guai, però se ci tenete ve lo dico, insomma, sperando che qualcuno non salti sulla sedia. Io su questo delitto ho detto una cosa che effettivamente ha fatto un pochino scalpore quando ho saputo di questa ragazza grattugiata, cioè ho detto, chiaro e tondo, senza peli sulla lingua, queste cose non dovrebbero accadere. E naturalmente, lo so, però penso che un giornalista queste cose le debba dire. E tra l'altro non è nemmeno un'opinione mia, ci tengo a dirlo, è l'opinione del tassista, l'omino del taxi, che guidava il taxi, ha detto proprio questa cosa, mi ricordo Mantova 39, gliel'ho un pochino rubata perché insomma il mestiere è quello, insomma. Beh, adesso tanto i tassisti sono una casta, ma che ce frega. Bene, sentiamo se vuole aggiungere qualcosa, l'onorevole già che è arrivata fino a Tassimodas, un viaggio che levate, vuole aggiungere qualcosa? Sì, guardi, un'altra cosa che mi preme dire, e penso che questa sia davvero forse la cosa più importante tra tutti i messaggi che voglio portare seriamente alle famiglie, è di non guardare questo delitto commesso con una grattugia agli utensili della cucina con una diffidenza esagerata, perché penso che sia una cosa che riguarda un pochino tutte le donne, che in questi giorni magari grattugiamo il parmigiano con sospetto, con diffidenza, mentre invece la grattugia, il parmigiano, una cosa che insomma appartiene a tutti. Questa grattugia colpevole di questo fatto è giusto che venga punita, ma spero che non venga esteso così genericamente, generalizzando a tutte le grattugie. E alla cucina mediterranea, giustamente dice la signora Palombelli, del resto il parmigiano sta veramente bene su tutto, adesso sul pesce magari no, però insomma è un elemento fondamentale della nostra cucina. È una cosa molto, molto importante che mi fa capire che sono una donna molto intelligente e che forse, sbaglio, sei opinionista anche tu? No, ma ci mancherebbe, no, per carità. No. Così, no. Perché hai talento, secondo me dovresti farlo, provare a fare l'opinionista. Ti presento Vespa, Bruno. Un amico. Dice? Sono sicura che gli piacereste. Ma no. Meglio continuare. Tutta così, insomma, il parmigiano sta bene su tutto. Ma un'opinione, per cui, insomma, peccato regalarle così. Devi imparare un pochino a vendere queste cose. Cioè, ci fa un articolo sul Corriere della Sera, su magazine. Quanto ci si fa? Beh, dipende, all'inizio dipende, insomma, certo, diciamo un contorno. Se viene magari una sera un ricevimento, facciamo proprio una festa, un buffet, così niente di speciale, così delle tartine con i soldi. Non so dove sono, lo sa Francesco dove le abbiamo prese. Benissimo. Però, penso gratis. Gratis le ha prese Francesco. Penso che siano dei regali. I regali a Francesco, benissimo. Ma questa è un'altra storia. Da Tassimodas per stasera è tutto. E se abbiamo altri aggiornamenti, vi chiederemo il collegamento più davanti. Arrivederci a voi, studio. One, two, three.
stato atteso il ragazzo professore che è riuscito a tradurre quel suono informe che abbiamo sempre avuto nelle orecchie e che sono i nostri discutibilissimi telegiornali, Edoardo Ferrario! Grazie. Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera a tutti. Bene, Sabina, questa è l'ultima puntata, stiamo parlando di cultura. E io non posso... A me me lo dici. Lo so, infatti. Stasera noi, allora, visto che stiamo parlando di cultura, non possiamo non parlare di Vincenzo Mollica, bellissima, che è l'autore... idea! Che è l'autore della rubrica di spettacolo del TG1, Doreshak Gulp. Allora, come tutti sappiamo, Mollica è un critico esigente che non conosce mezze misure, perché per lui una cosa o è splendida o è straordinaria. Allora, siccome... potrebbe uscire il nuovo film di Giovanni Veronesi con Silvio Orlando e Laura Morante, non dico che è sicuro, però la probabilità è molto alta nei prossimi anni, è bene partire preparati e sapere come ne parlerà Vincenzo Mollica a Doreshak Gulp. Quanta passione, è una storia infinita, quanta passione. Dopo Genitori e figli, Emanuele D'Amore, Giovanni Veronesi torna a raccontare la famiglia italiana in una pellicola straordinaria dal titolo significativo Album di famiglia. Protagonista del film sarà il bravissimo Silvio Orlando, stavolta nei panni di un ufficiale giudiziario meridionale emigrato a Roma, sposato con la proprietaria di un negozio di candele profumate, magistralmente interpretata da Laura Morante. Un film splendido e toccante con momenti memorabili, come la scena in cui Silvio Orlando, tornato a casa dal lavoro, recita alla moglie alcuni articoli del codice di procedura civile. Laura, senti che bello questo articolo, Laura, senti che bello questo articolo. Articolo 514, cose mobili assolutamente impignorabili. Per legge non si possono pignorare. 1. Le cose sacre e quelle che servono all'esercizio del culto. Per carità di Dio, ci mancherebbe. 2. L'anello nuziale, la biancheria, gli armadi, il frigorifero, le stufe e i fornelli di cucina, anche se a gas o elettrici. Ci credo, con quello che costano. Senti Laura, non è finita. Articolo 516, i bachi da seta. Hai sentito Laura, i bachi da seta? Poverini, nemmeno loro li lasciano stare. Possono essere pignorati solo quando sono nella maggior parte sui rami per formare il bozzolo. Laura, hai sentito? Li tirano giù dai rami, Laura, come se fossero delle pere. Laura, ma tu non mi stai ascoltando. Perché te non te ne è mai importato niente di me, nemmeno del mio lavoro. Laura, ascolta molto bene. Io sono l'unico in questa famiglia che si fa un culo così per portare un po' di soldi a casa e mi sembra che la cosa non venga riconosciuta da nessuno. Sono bravissimo a leggere tutti quanti gli articoli, tutti quanti, anche quelli dei bachi da seta, e a voi non ve ne importa niente di questo. E allora lo sai che ti dico Laura? Vaffanculo Laura! Io mi sono stufato di te e di questi bachi da seta di merda! Mi sono stufato Laura! Lo so che faccio stasera, Laura? Io stasera mi voglio ubriacare, voglio andare a fare il bagno nell'oceano, perché mi voglio dimenticare di te e di questo codice. Un'ultima cosa, Laura, questo codice l'hanno scritto durante il fascismo, è un codice fascista, e infatti gli piaceva tanto a quell'arrogante di tuo padre. E nella straordinaria scena seguente abbiamo Silvio Orlando che corre sul Lungotevere, sotto la pioggia, con la giacca aperta e la cravatta che gli sbatte sul volto. Corre per miglia e alla fine del Tevere Giovanni Veronesi ci ha messo l'oceano. Lui ci si tuffa, nudo e ubriaco, e raggiunge finalmente la sua catarsi, il tutto, ovviamente accompagnato dalle musiche meravigliose del maestro Nicola Piovani. Grazie. Grazie veramente. Viva Silvio Orlando. Viva Vincenzo Mollica. Viva la cultura. Ora, la cultura è fatta di tante cose, ma insomma, ultimamente chiamiamo cultura tutto, anche la terapia di coppia. E ci hanno imposto una figura che si occupa proprio di terapia di coppia, si chiama Citofonare Rosalyn, è corretto? Prego. Grazie.
Grazie, buonasera. Buonasera. Coniugi, mogli, mariti, la vostra passione appesa a un tito è smasciullata. Niente paura. Rinverdite il sentimento d'amore alla rossa all'invidio. Tutti i rimedi per ritrovare la bestia schifosa che è dentro di voi. Oh, Maronna mia, che tebbe. Ricordate, amori, è un video per tutti i gusti. Homo, sex, bisex, lesbo, lesbo chic, trans, San Tommaso, transaminas, vesetas, glicemia, azotemia e fetis. Oh. Ricordate, amici, a casa vostra, in pacco anonimo, soddisfatti o rimborsati a soli 15 euro. 15 euro e 2 in offerta speciale, 35 euro. Zitto, zitto a casa vostra. E per questa sera un nuovo DVD in omaggio, il bicomponente duplex. Per tutti quelli più timidi che non vogliono far vedere che mettono la cassetta del porno, Rosalind ha pensato per voi un nuovo DVD con i primi 10 minuti, un film di Ken Loach. Sullo sciopero dei minatori del sax del XIII secolo, uomo mio! E poi, amici, cari amici, poi, improvvisamente, sulle note di Amedeo Minchi cambia tutta la scena. Amici, care orge, catene, gatta nove code, tras, yesh, bises, Ken Loach, Amedeo Ming, miet, trottolina amorosa e du-du-da-da-da. Oh, sempre direttamente a casa vostra. E chi te viene, chi non t'accira. Grazie, amici. Adesso vorrei fare un test a una coppia del pubblico, se c'è una coppia felicemente o anche infelicemente coniugata. Vediamo chi si offre un soffrinisciun. Va bene, allora. Guarda chi vedo! Ci sono quei due colleghi travestiti. Zorro, posso venire da voi? Si ciò faccio, mamma mia. Travestito, lui Zorro, è Zorro. Zorro, dai la manina, tu sei cliente mio da tanto tempo, ti prego. Grazie, Zorro. Però io non ti permette di dire che sono travestito, sono sicuro che se facciamo un sondaggio, chi di noi due è il travestito, non sono sicuro che perdo. Ha ragione. Bravo Zorro, che ha la partita pronta. Sì, bravo Zorro. Scusa Zorro, ma sei ricchione per caso? No, ma perché è dialogo meraviglioso. Ho visto che sei insieme a quella... Le domande in diretta mi gustano molto. Sì. Diciamo, con un giro di parole. Grazie. Scusa, Zorro. Volevo fare un test a te, Bernardo, se permetti. Ok, Bernardo? Mamma mia! Lui è muto, però. Si è alzato, eh? Ah, sei muto? Sì. Ah, io pure sono sordo, quindi amo pure sotto. Senti, caro Zorro, comincerei da te, però è un test per tutti e due. Diciamo, facciamo finta solo per stasera che siete due maschi, ok? Mettiamoci d'accordo così. Allora, senti, Zorro... Tu, per esempio, ti sei mai travestito per il piacere sensuale? Non capisco questa... Perché me devo travestire? Io sono Zorro, no? Zorro, e lo offende. Scusa, Sabina, mai più. Sono Zorro, le note del giorno sono sempre così. È un po' la nostra speranza, se poi lo fa diventare insicuro... No, va bene, poi no, non sia mai voluto insicuro, e chi te vive? No, scusa, tu Bernardo, tu ti sei mai bentato durante un amplesso sensuale? Rispondi come vuoi tu. Signorina, io già sono muto, se mi bendano pure. È muto, bravo, ci sono già io bendato, una in famiglia, un bendato solo. No? Senti Zorro, invece tu hai mai usato, diciamo, invece del questo spadino, hai mai usato la frusta?
Ma poi per montare la palla ogni tanto uso la frusta, sì, ogni tanto, però. Brava, bella risposta. Ma ti dico perché cos'è questo. Sì. La domanda era meglio, però. Senti, allora, caro Bernie, tu invece hai mai fatto dei pensieri peccaminosi su Sergente Grassia? Dice sempre tu, Risha. Dai, dillo tranquillamente, non te devi vergognare, siamo a televisione, non è più un tabù, dillo, se ti piace il sergente Garcia. Una volta. No, una volta al giorno, gli piace molto. Ricchione, falla dire queste cose, non dire queste piccolezze. No, sono muto, semplicemente muto. È muto, e basta. Però gli piace il sergente Garcia, una volta l'ho beccato nel fienile che si facevano il filmino uno con l'altro. Però non è un problema, no? E lui dove stava, sopra o sotto? Non è in particolare. Cari Zorro e Bernardo, voi siete splendidi, una coppia splendida. Io posso dire che andrete avanti nei secoli. L'unico consiglio che vi do: attenti ai cavalli. Ecco, quello non vi dovete dimenticare. Sembra un ottimo consiglio. Questo è un grande successo di Bernardo. Uno scoop. Fammi vedere. Stasera qui a un 2-3 sera. Quel gran pezzo di Bernardo tutto nudo e tutto lardo. Questa è una cosa che non mi avevi detto. Ma quando è che l'hai fatta questa cosa qua? L'ho fatto tanto tempo fa. Prima di diventare muto. Prima di diventare muto, ecco, bravo. Ho capito. E poi dopo per penitenza. Va bene. Allora, adesso... Grazie di questa... Grazie a voi. Di averci illuminato sotto questo profilo. Siamo arrivati ad un altro commiato molto doloroso. Vi presentiamo ora l'ultima puntata della Banca della Magliana. Nella puntata precedente... Non siamo più ragazzini, e siamo manco più una banca. Mo siamo il governo. È l'unico modo che c'avevamo per salvarsi il culo dai debiti. E c'è una cosa che non avevamo considerato. Il Parlamento ci sta a tenere per le palle. Attacchiamo la casta. Presidente. Presidente, mi dispiace, ma abbiamo l'ennesimo problema. Mamma, che cazzo è successo? Stiamo perdendo consenso. I sondaggi ci danno a picco. E gran parte della popolazione vuole le dimissioni del governo. E anche i poteri forti cominciano a lamentarsi. I poteri forti? E quanto sono forti sti poteri? Abbastanza da poterci dare fastidio. Ma io dico, se siamo comprati tutto e tutti. Ho capito, fammi fare un paio di telefonate e risolvere il problema. Era meglio quando era un ladro, fidati. Questa vibrazione adesso. Pronto. Oh, Adandi, indossai. Sto al Vaticano. Al Vaticano? Eh sì, ho aperto un tavolo di confronto col mondo cattolico. Stiamo a cercare di costruire un grande centro che recuperi i valori della famiglia tradizionale. Ma che cazzo sei a te? Ti ricordi quello che mi dicevi da Disco Music? Che è musica da proci e che te i proci ne sopporti. Ecco, diciamo che sto lavorando in quella direzione. Se sono bravo, mi sapranno pure le porte del paradiso. Ma li mortacci tu qua. Massa Gagliarda sta sciarpa. Pronto. Scrocchia. Mi hanno bevuto Libani. Mi hanno pizzicato che i mani nella marmellata. A parte, subapparti, bustarelle. Protezione civile, film meccanica. Pensa, mi hanno pure accollato una casa al Colosseo che manco sapevo da averci. A mondo stai al gabbio? No. Arresti domiciliari? No, manco. Prescrizione anticipata. Col decreto legge che abbiamo fatto non mi possono far manco una multa. Però è meglio che sto fuori dal giro per un po' libanese. T'offende. Mo sto a Cortina. No, ma te devo lasciare che mi stanno a fermare quelli della finanza. Ehi. Bufalo. Ma libanese che te posso richiamare che sto un attimo appicciato? Che stai a fare? Niente, sto... Stavo a spacciare. Come stai a spacciare? Libane, a me la politica del palazzo mi piace più, non fa per me. Io sto a mezzo alla gente, fa attivismo nelle strade.
parlacchi giovani. Io mi diverto di più a spacciare davanti a scuole che a far ministro dell'istruzione. Ma tu lo sai come diceva mia madre, no? Non c'è posto più sicuro che un posto al ministero. Ah, lo so, mi dispiace, ma gliela posso fare. Io se devo fregare la gente, preferisco farla la vecchia maniera, no? Chi dai al welfare, che tasse, gliela posso fare. Alibane, questa è macelleria sociale. Sì, traditori. Passo. Presidente, mi scusi se mi interrompo. Ci sarebbe il presidente degli Stati Uniti al telefono. Non l'aspettavano. Tanto sta in America, paga lo Stato, mica lui. Lo spenna sti quattro bolletti. Io vedo 50.000 e ti rialzo altri 500.000 euro. Rilancio un altro milione di euro. Te lo vedo. Te ci metto sopra le proprietà dello Stato, la RAI e la Costrada del Sole. Vedo. E ci metto sopra anche due senatori dell'opposizione, che, viste le condizioni in cui si trova la sua maggioranza, vi fanno comodo. E che dopo avete venito a vedere? Libanese. Ci devi mettere il PIL sul piatto. Il PIL. Ce lo metto il PIL. Che t'hanno fatto ste quattro soccolette? Loro non mi hanno fatto niente. Ma a Roma, libanese, comandano i re. Non le zoccolette. Magari dei ceschianti sulla testa del sole. Presidente, adesso che cosa facciamo? Niente, dove c'è? Lasciami perdere. Guarda che bucio, dei quattro lì. Sempre. Dietro un Vespasiano c'è sempre uno stronzo. Ma no, è il contrario. Dietro uno stronzo c'è sempre un Vespasiano. Beh, sti cazzi. Presidente, tutto a posto. Sto venendo su da lei. Ho la nuova lista di governo, prepari la Costituzione per il giuramento. A presto. Yeah! È rimorso il libanese. In rappresentanza della Banca della Magliana abbiamo Andrea Sartoretti, Er Bufalo. Grazie, vi porto anche i saluti e i ringraziamenti di Montanari, Roglia, De Filippi. Grazie, grazie. Camille. C'è speranza che risorgiate un'altra volta? Temo di no. La prossima serie, ne faremo un'altra. Fanno un seguito con gli zombie. Volevo ringraziare anche il regista Umberto Spinazzola. Il regista di questa serie, è bravissimo. Ok, è stato bellissimo ripercorrere la storia economica di questi ultimi anni prestando questi personaggi a cui... È stato bellissimo avere ancora un po' di cultura del Fero che c'era tanto mancata. Beh, non manca così tanto. Non siamo ipocriti. Grazie. Grazie. E credo che ci dovremmo accomiatare purtroppo anche da Zoro.
abbiamo che fare altre azioni. Però no? Stasera... vuole prima aiutarmi, se potete venire a questa parte, perché mi piange un po' il cuore fare senza Zorro, però c'è cioè stato purtroppo un monito prima del presidente Napolitano che ha detto che avete il cavallo parcheggiato in seconda fila, è stato molto severo, ha detto spostare immediatamente il cavallo di Zorro dalla seconda fila. Insomma, a noi si va perché c'è bisogno di giustizia nel mondo e voglio dare un ultimo appello a tutti i ricchi, no? Che stasera, tornando a casa, date una carezza al vostro portafoglio perché poi arriva il Zorro e... Ha capito? Bueno. E meno male che l'ha detto, senta Zorro, rimanga però... Mi faccio compagnia perché io vorrei fare un'altra domanda a Carlo Freccero, che è appunto un esperto di comunicazione, e io credo che lei possa aiutarmi a fare questa domanda. Ognuno, nel senso... ognuno ha le sue armi, no? C'è lo scudiero, lo spadero e tu sei freccero. Arriva. Allora, Carlo Freccero, una domanda primordiale, ma secondo me importante. Fino a un po' di tempo fa si parlava di cultura, io me lo ricordo. Adesso si parla soltanto di comunicazione. Sì. Non è la stessa cosa, giusto? Ci vuole spiegare la differenza? Beh, è molto semplice, il fatto ormai è che la cultura per passare deve trasformarsi in comunicazione, cioè quindi deve adattarsi ai media, capisci? E quindi è un problema perché c'è del pro e del contro, e quindi chiaramente se non c'è ad esempio una storia non si può assolutamente, si annoia la gente, c'è qualcosa di negativo assolutamente, perché penso un attimo i nostri libri com'erano quando al liceo classico erano spessi voluminosi eccetera, oggi invece devono essere completamente molto riassunto. Ma anche questo concetto della visibilità è un concetto, sembra che tutti siano là a mendicare visibilità prima ancora di avere un progetto culturale o politico o no? Sì, ma perché se non passi in televisione, se non passo attraverso i media o internet, ecco. Ad esempio, internet ha insegnato che tutto deve essere estremamente semplificato, veloce, è così, e bisogna fare i conti. Ma d'altra parte, i conti vuol dire arrendersi o fare altre armi? Ma assolutamente. Ah, no! Astuzia! Perché se no c'è il sorro. Bisogna essere così abili a capovolgerli naturalmente e a trasformare quelle che sono delle condizioni in qualche modo negative in condizioni positive. Ad esempio, come mai i comici hanno avuto un ruolo così importante nella critica al potere? Proprio perché passavano meglio che quei discorsi difficili e un po' complicati che potevano fare anche persone molto intelligente. Occorre sempre essere oggi contemporanei e in qualche modo usare i mezzi del potere contro il potere, quindi usare in qualche modo anche le condizioni che ci impone. Come diceva Deleuze, a proposito, non bisogna, come era la frase, io mi ricordo soltanto il finale. In qualche modo né disperare né tantomeno bisogna... No, esattamente. Ma piuttosto bisogna trovare nuove armi, e queste nuove armi, come dice Carlo, sono proprio le armi. Guarda un attimo tutti i ragazzi di oggi, quello che hanno fatto appunto in America, cioè io credo che sia... Il problema è di usare sempre in qualche modo... in senso positivo ciò che può essere in qualche modo una malattia, cioè capovolgerla, in qualche modo costringere sempre a fare il détournement. Voilà. Cioè, noi per esempio la televisione, che è una bella malattia, l'abbiamo usata secondo te decentemente? Qualche volta, vedi, sono rari i momenti in cui tu riesci in qualche modo a sconfiggere il potere, ma quando ci riesci sono cose veramente che sono lampanti, chiare, precise. E guarda, non so, posso dirti una cosa, penso un attimo, cioè 10 anni dopo 10 anni di editto bulgaro, vedi che ormai ci può essere anche l'editto, ma non ce la fa più a tenere l'editto. Cioè ormai, quindi è passata questa cosa. Cioè, il problema è sempre riuscire a giocare il nemico con le sue stesse armi. Ok, quindi la TV... Apparentemente, anche, anche internet adesso. Anche internet, naturalmente. Oppure, ma Zorro, noi questa sera abbiamo fiducia in Zorro e lo salutiamo, anche se secondo me
Mi è venuto il dubbio che Zorro non sia proprio Zorro. No, no, Zorro è Zorro, però credo che noi ci torniamo in Messico perché questo paese ha troppi problemi. Noi non abbiamo troppi problemi da risolvere. Ma chi c'è sotto questa mascherina, se lo vuol togliere? Non si può togliere, l'identità è segreta, da che mondo è mondo. Qualcuno dice Don Diego della Vega, ma lo dico solo a te, io sono Demo Morselli, ma non lo dire a nessuno. Demo Morselli? Sì, andiamo, vamos, vamos, via, via. Vamos, hey, andale, andale, andale. Voilà, oh la 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 la. Avete dimenticato il film porno? Bon. Allora, ci accomiatiamo anche dalle nostre deliziose amiche americane che ci hanno tanto aiutato in queste settimane a capire come regolarci senza welfare. Melissa e Miracle! Hi, my name is Melissa. My name is Miracle. And today we want to talk to you about good aspects of economical crisis. And to talk about this, we have a special guest today. Very special one. Ladies and gentlemen, welcome to introduce you. Mrs. Ohio. Hi. Hey, thank you for coming, Miss Ohio. She's thank you great. For inviting me. Well, I invited her actually because when she was elected Miss Ohio, she gave a speech that I was like, oh my God. So, she was like 17-year-old and she was like so mature. I was starting to cry and I thought how, you know, this young lady can say things that we never heard from anyone else. She was so deep and intense and yeah. It was like, oh my God, my life cannot be the same anymore. Actually, what I said was, this crisis, it's a tragedy, okay. But we must think positive. Yeah. Like, there's... That's what she said. Yeah, I did. That's great. I know. Incredible. And this huge, enormous increase of poor people. So many poor people. So many. Like, you were normal and... You're poor. Like that. You know, from the day to the night. Yeah, in half an hour. It changes. Yeah. Exactly. It changes so quickly. So there are so many now that the good aspect is now you can do charity in your own country. Maybe in your own neighborhood. Yeah, in your sure. own block. Downtown. Just with the persons which were your friends. Where? Where? Yeah, of course. You cannot, you know, keep friendship with yeah. poor people that, you know... That you have to help. ...hate you. You need to help. So resuming is, if you are in the side of poor people, goodbye. But if you are in the other side, you can enjoy the joy of giving, which is the greatest the thing. Best thing you can and do. And change your life forever. Yeah. That's so beautiful. And, you know, I want to make another point, but I wonder why those great values we heard in Miss Ohio's speech, we only have Miss Ohio talking about it. Or we can hear those values in commercials. Yeah. They always, you know, put there a nice sentence like... Message. Yes, this car will make you feel... Unique. So, unique. That's yeah, that's exactly. great. So why do not they show commercials in schools? That's a big question mark. They should actually. Yes, but they will never do because... You know why. Communists, they always stop it like, no, 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 no. In school we have to say teachers, sorry. And everything and bullshits about, you know, evolution theories and all this crap Marxist stuff. You know, we come from monkeys, of course, communists, they do, but, you know, everyone else... You can tell. They don't. So I think the tip of the day is this. Crisis has good aspect, so you can enjoy the joy of giving. And if you liked our tip, please send us a subscription because, you know, we need to continue to do this important job to any help any kind of contribution. European people to face this new life. You already experiment. You have cash. I know you also get credit cards, right? Is that correct? Yes. Oh, of course we do. So please. And thank you for being with us. And thank you from Miss Ohio. And goodbye from Melissa. Magetta. And Miracle. Okay.
so sorry to lose them. Ed ora qualcosa sulla cultura ce lo dice anche uno dei nostri ragazzi, nuove stelle della satira, Mauro Fratini. Che ne pensi tu della cultura? La cultura per me, Sabina, è un bisogno. Oh. Il diritto di potersi esprimere in maniera libera e incontenibile. Da qui il significato tardo volgare sì. di cultura. Sì. Cioè dal latino culturare, ossia qualcosa che tura, che chiude il culo. Cioè, o meglio, qualcosa che nella sua espressione sì. non dovrebbe fare cagare. Invece, in questo senso, la nostra società è lassativa, perché predilige un sapere, l'evacuazione di un sapere superficiale al fine di arrivare a un immediato risultato economico. Quindi noi non possiamo approfondire e per questo siamo costretti, per sopravvivere, a galleggiare su un immenso mare di merda. Molto saggio, grazie per questa perla, Mauro Fratini. Perfetto. E a questo punto io vorrei dare la parola anche qui per l'ultima volta, o per la penultima, perché poi ricordiamo che ci saranno due puntate di speciale, a un'altra stella nascente della satira in questo paese dove la satira non la capiamo, Francesco De Carlo. Buonasera, buonasera, ultima puntata di 1, 2, 3 stella. Io sono molto, molto contento di aver partecipato a questo programma. Incominciano le prime soddisfazioni, la gente mi ferma per strada. Ieri mi hanno fermato due ragazze bellissime, mi hanno detto: ma tu sei un grande, ma tu sei fortissimo, ma continua così, noi siamo tutte con te, ma ce lo fa un autografo? Ah, ma tu non sei Roberto Saviano? Allora, lo dico soprattutto per i camorristi in sala. Io non sono Roberto Saviano, ok? Perché ricevo anche io delle minacce di morte, ma dalla mia ex. In confronto i catalesi sono i Teletubbies. Però quello che voglio dire è che ci stanno delle differenze chiarissime tra me e lui. Per esempio, Roberto Saviano è un grande esponente della nostra cultura e della legalità. A me hanno tolto la patente per guida in stato d'ebbrezza. Non è la stessa cosa. È successo qualche anno fa, ero appena uscito da una festa. Avevo bevuto tre rum e pera e siccome da che mondo è mondo tre bicchierini di rum non hanno mai ammazzato nessuno, secondo me la colpa è del succo di pera. Io ho ancora questo dubbio. La cosa divertente è che quando io guido di notte, di solito, vado pianissimo. Metto al posto di guida e... E poi parto. Però, quella sera doveva andare così. Ero a Piazza Venezia, a un certo punto vedo a metà dei Fori Imperiali uno strano assemblamento di veicoli bizzarri, gente vestita in modo strano, cappellini, palette, luci blu lampeggianti. E ho detto, wow, un circo. Un circo nel cuore di Roma alle 4 di notte, andiamo a vedere. L'effetto del succo di pera è tremendo. Infatti il circo, mentre mi avvicino, si trasforma stranamente in un posto di blocco della polizia municipale. E vado nel panico, vado nel pallone. In quei momenti tu vuoi essere il cittadino più adorabile del mondo. Cintura di sicurezza, mani sul volante alle 10:10. Radio Maria. Elementine per l'alito. Il poliziotto mi ferma. Buonasera. Che cosa sta facendo? Ma niente, ascoltavo Radio Maria con la cintura di sicurezza e le mani sul volante alle 10:10. Ma lei sta su un motorino. Cerchi di capirmi, agente, sono completamente ubriaco di succo di pera. Venga con me, mi porta nel camioncino, un'esperienza terribile. Soffi qui. Soffi.
Esce uno scontrino con il tasso alcolemico. Io come vedo lo scontrino metto mano al portafoglio. Fermi tutti, pago io. Allora ho preso 3 rum e pera. Voi che avete preso, ragazzi? Loro non lo trovano divertente. Multa. Patente ritirata. Motorino sequestrato. Processo penale, tanto per ingarbugliare un altro po' la giustizia ordinaria. E soprattutto la convinzione di non bere mai più succo di pera quando mi metto al volante. Il circo se ne va con tutte le sue luci e con il mio motorino. E io rimango da solo al centro di Roma e torno casa a piedi. E l'alba illumina i fori imperiali. Mi vengono in mente le parole del verbale. C'era scritto alito vinoso, stato di eccitazione, eccessiva loquacità. Io ho avuto tanti amici nella mia vita, ma nessuno mi ha mai descritto meglio. Monito della Presidenza della Repubblica numero 1469. Fare tornare Benigni a cavallo. Ripeto, fare tornare Benigni a cavallo. A cavallo. Un aiuto al nostro sponsor, Brianair. Oh, bene, Brianair. Brianair è la compagnia che ti permette di raggiungere più di 100 destinazioni in Europa a soli 9,90€. Come? Ma stai scherzando? Tagliando il superfluo, come il carrello dell'aereo. E adesso come atterriamo? Tranquilli, il nostro comandante conosce uno specchio d'acqua in prossimità di ogni destinazione. E adesso allacciamo le cinture che iniziamo la discesa. A morir, ragazzi, dai che oggi il mare è una tavola, tra mezz'oretta siamo già arrivati. Per non creare confusione con quelli delle altre compagnie, i nostri passeggeri saranno tenuti a indossare le pratiche tute da viaggio firmate Brianair, colorate, allegre e resistenti. Fino al 30 giugno potranno essere vostre per soli 90 euro, altri 90. E se allo sbarco volete le chiavi delle manette, possono essere vostre per soli 900 euro, altri 90. Mignonina! Allo sbarco. Vi ricordiamo che se volate Brianair, sostenete la donazione degli organi. Ma dov'è il mio rene? Il suo rene andrà all'asta al mercato di Hong Kong e servirà a salvare la vita di una persona facoltosa. Ma io non vi ho autorizzati! Cliccando accetto termini e condizioni, lei ci ha autorizzato all'espianto di un organo doppione. Ma siete dei criminali! Questo è traffico d'organi! Cliccando accetto termini e condizioni, lei ha sospeso ogni giudizio etico sul nostro operato a bordo. Guardi che io vi denuncio, vi faccio chiudere! Se insiste, sarà costretta a metterla sulla nostra lista nera. Ridatemi il mio rene! La base d'asta è di 90.000 euro, altri 90. E non credo che lei se lo possa permettere, visto che viaggia con noi. Senza offesa, per lei e per noi. Si è offesa? Brianair, sempre meglio che andare a piedi. Questa Presidenza della Repubblica, sento altresì il forte dovere morale di lanciare in questo momento difficile per il Paese un segnale forte e chiaro. Tu
tu, ore 16:49. Prendo atto che lei non ha voluto versare l'euro e 99, per cui questa è la mia ultima possibilità di intervenire come open source. Ci pensiamo, navigatore, adesso c'è solo una spesa, 1,99 è una spesa, eh? Certo, la capisco, però devo avvertirla, è l'ultimo mio intervento, che in realtà sono le 23:47, sì. È quasi mezzanotte, sì. Lei mi capisce? Sì, abbiamo le anticipazioni astrologiche. L'oroscopo è che c'è motivo di fare tutta sta... ce l'abbiamo sempre. Stava per perdere c'è un l'oroscopo appuntamento del giorno dopo. Certo. Prego. Navigatore, io la saluto e approfitto con l'occasione per dire che noi abbiamo utilizzato per questa voce del navigatore, sapete che si può scegliere tra nell'applicazione 4 opzioni, abbiamo utilizzato la voce di Patrizio Roversi che giustamente vorremmo... La ringrazio. Che ci ha concesso di utilizzare il suo timbro. Per 1,99 euro continuavo volentieri, ma... Ci ha concesso gratis, poi se dovremo pagare quest'euro ne riparleremo. Purtroppo per questo ciclo non ci serve comprarlo, non ci serve. Ma è il momento dell'oroscopo di domani mattina con il mago Acirfas. Allora domani, domani 5 maggio, sì. E i fusi come morbido dato, stette la sposa in memore, Manzoni da Alighieri, immobile. Manzoni Alighieri, vabbè. Sì, Manzoni. Oggi si festeggia, sì. Domani si festeggia, come al solito. Santa Pronunciosa, protettrice di quelli che io qui, quelli che si sentono chissà che. Ho capito quali, San Tosco. Protettore, sì. Di quelli che si scordano tutto, dove ho messo gli occhiali, dove ho messo le chiavi. C'hanno proprio bisogno di un protettore. Il sole sorge dalle alle. Iniziamo, con quale segno iniziamo? Angelo? Con quale segno iniziamo? Angelo? E iniziamo? Oh! Non risponde. Angelo? Angelo! Oh! Angelo! Mio Dio! Angelo! Che è successo? Che è? Avevo l'orologio fermo, chiedo scusa. Chiedo proprio scusa. Insomma. È la seconda volta che è in ritardo l'angelo, eh? E iniziamo con quali segni? Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Acquario, Sagittario. Ariete. Sì. Marte incide sulla salute. Sì. Ma non toglie l'intraprendenza nell'attività professionale. Basta non perdere tempo con discussioni inutili nel vostro ambiente. Questo l'ho copiato perché era l'ultima puntata, volevo fare bella figura. L'ho copiato. Infatti mi sembrava che non era proprio... Bilancia. Forse la vostra lei non vi ama più, non vuole più fare l'amore con voi. Si inventa mille scuse perché non vi ama. Dice, ho mal di testa. Debbo spegnere il gas, debbo fare i compiti. Miscate la patente, debbo preparare l'albero di Natale, ancora ci vogliono 6 mesi. Sì. Sono tutte scuse perché non vi ama più. Sì. Vergine, nuove amicizie, alla fine. Ricordatevi che fidarsi è bello, ma non fidarsi è bellissimo. Leone, con l'arrivo di maggio sarà un bel maggio, sì. Avete fatto un brutto aprile, vi siete fatti un bel marzo. Buon bilancio. Vi siete fatto un bel marzo. No, che? Devi ridere qua. Oh, rido. La battuta, un bel marzo. Bene. Cancro, sì. Volete molto bene ai vostri genitori,
molto bene ai vostri genitori e in particolar modo a vostro padre e vostra madre. Quelli sono, non è che si scappa. Mare, mare. Mare non è un segno, ogni tanto lei... Mi sarebbe piaciuto. Acquario, sotto il segno dell'acquario sono nati Alessio Vinci, il conduttore di Matrix, Te, Milena Gabanelli, la conduttrice di Report, Giovanni Flori, Ma, Monica Bellù, Ma, e Massimo Lope. Pesci, Svizzera. Questo l'ho scritto, quando l'ho scritto ero ubriaco. Toro, avete sbagliato, si può sbagliare, è raro ma un manum est. Sì. Sagittario, non toccate i fili. Non toccate i fili. Capricorno, dite quello che avete dentro, tirate fuori la rana. La rana? I giochi sono fatti, riepen e plu. Voi del Capricorno apparentemente avete un comportamento pulito, tutti pensano che siate buoni, invece dentro di voi del Capricorno cova il demonio. Eccolo cova là. Il maligno. Eccolo là. No! Via! Ultimo segno, lo scorpione. Umidità. Voi dello scorpione siete scarsi a cultura, avete molta mancanza di ignoranza. Leggete, migliorate la vostra ignoranza, leggete Odissei, Ilidi, vari. Pietra fortunata, questa. Salito sassato. Colore fortunato, celeste. Bene. Numero fortunato, 6871. Lungo città, proprio. Savona, Rieti, Caserta, Cosenza, Verona. Un sacco di città. Fatti, avvenimenti, scorpioni, città, persone, pietre sono puramente casuali. Abbiamo finito, auguro un buon zodiaco a tutti. Aspetta, adesso speriamo che lei, che del segno del leone lei, ah lo sa, sei informato? Non faccia passare altri 9 anni e torni con noi. Dalla Cirpas, spero che se ci fanno tornare lei rimanga sempre con noi. Arrivederci Angelo, ci mancherà. Può non finire mai, eh? Salutiamo il mago a Cirfas e ci troviamo quindi al vero accommiatamento, non si dirà così, ma insomma chi se ne importa, come già vi abbiamo detto, appunto abbiamo voluto parlare di cultura perché in qualche modo quello che volevamo trasmettere era un concetto che sicuramente non è passato, però volevamo dire esattamente che cosa, la cultura è che cosa? È gioia innanzitutto, è ricerca della libertà, il contrario di cultura non è ignoranza, perché ci sono delle persone ignoranti che danno un contributo al mondo importantissimo, non è sapere le cose che ci rende colti, il contrario di cultura è la tristezza, tagliano la cultura perché ci vogliono tristi, in questo modo il potere ci controlla, con la tristezza, con la depressione, e la cultura è un mezzo per combatterla, noi abbiamo fatto quello che abbiamo potuto, se i nostri servigi vi hanno soddisfatto potete mandarci contanti, assegni, scarpe, stivali, impermeabili, caramelle, ortaggi. Ci vediamo venerdì prossimo con il meglio di un 2-3 stella e venerdì prossimo ancora con il meglio di un 2-3 stella. Grazie a tutti, grazie agli autori, ai tecnici, a Mallini che è